schierato qua, perché inizialmente gli italiani pensavano che l'attacco venisse da questa, quindi avevano posizionato l'artiglieria pesante su questa linea, non così. Per cui l'attacco loro lo pensavano a questo, e Pennella dice, vabbè, Di Giorgio, caro Di Giorgio, tieni il fronte. Partivano da là basso, venivano su qui nella mitragliatrice a difendere i confini qua, mentre la galleria era dall'altra parte. Questo è il camminamento che portava alla galleria. Qua che nella postazione che si vede che c'erano due mitragliatrici, una di là e una di qua. Periodo storico, quindi qua passava la strada a pigliarci un tridente sopra qui, di là ci sono i ponti che non si vedono perché coperti dalla vegetazione che è in vago. Buongiorno, buongiorno, siamo chiacchieroni questa mattina perché ho degli ospiti graditissimi, specialmente una ragazza. È una vita che cerco di avere una donna, una ragazza giovane, alpina. Finalmente questa mattina ci sono riuscita ed è con noi Valentina Zambon, allieva Campo Scuola Anna, Associazione Nazionale Alpini. Grazie veramente Valentina di essere qui assieme al suo papi, a Matteo Zambon, eccolo qua, vicepresidente sezione Anna di Vittorio Veneto, che ringrazio tantissimo per capire l'importanza di vedere, di parlare, di sentire questi giovani cosa dicono. Un'alpina questa mattina, giovani, visto che di giovani diciamo sempre non ci sono da nessuna parte, gli alpini ce li hanno, e anche donne e anche giovani. E saluto anche Alfredo Primicerio, presidente organizzazione soccorritori di Conegliano. Buongiorno presidente. Buongiorno Mirella, come stai? Ha visto stai? Che bella compagnia questa mattina, che bella ragazza giovane che fa l'alpina? Bellissima. Oh, là, meno male, siamo partiti bene presidente. Allora Valentina, l'importante è capire la famiglia si aiuta in questi percorsi, questi ragazzi.
l'importanza di vedere dei genitori che danno degli esempi eccezionali, degli esempi di solidarietà, e chi meglio degli alpini, ma tantissimi altri, ma loro sono veramente in prima linea e sono quelli forse più organizzati di tutti gli altri. Perché Valentina hai deciso di iniziare questo campo scuola Anna come allieva? Cos'è che ti ha intrigato? Allora, la proposta devo ammettere che è partita dal papà, ovviamente, nel senso, facendo parte degli alpini mi ha indirizzata lui. Inizialmente ero titubante, non ero esattamente convinta di fare questa esperienza, ma dopo, sotto consiglio, ho deciso apertamente di farla e soprattutto di mettermi in gioco. E anche perché ti permette di confrontarti con una realtà completamente nuova e trarre insegnamento dalle esperienze che vengono proposte. E sicuramente è stato informativo. Sento di aver imparato molto, di aver imparato la disciplina, di aver imparato il rigore, e cose che la famiglia si trasmette a casa, ma stando anche distante dalla famiglia, confrontandosi con persone diverse che non si conoscono, si apprendono ancora meglio e in modo diverso, e si riesce anche dopo, tornando a casa, apprezzarla ancora di più e metterla in pratica. Senti Valentina, cos'è che ti ha intrigato di più la prima volta che hai frequentato questo campo scuola dell'ANA? Cos'è che hai visto in quel momento? Penso che ci siano stati altri giovani, altri ragazzi, ragazze, non so, ma cos'è che ti ha intrigato la prima cosa che hai detto, ma forse il mio papà aveva ragione, meglio continuare? Cosa avete fatto? La disponibilità di tutto il personale, soprattutto al di là dei ragazzi, proprio le persone formate che ci hanno seguito, è stata come una dimensione familiare essere lì quelle due settimane passate insieme, e questo è quello che mi è rimasto di più: i legami creati, i rapporti, queste persone che comunque ti tendono la mano, sono sempre vicino, ti aiutano, soprattutto anche nei momenti di difficoltà, perché non nego ci sono stati, e quindi la dimensione familiare c'è anche confidenziale che si è creata, soprattutto. Questo mi è rimasto assolutamente impresso. Senti Valentina, tu hai detto una parola importante: disciplina. Come interpretate queste parole, disciplina e regole? Cosa vuol dire per voi avere una certa disciplina, rispettare certe regole? Perché sembra, io sono contraria perché io difendo i giovani a spada tratta, perché a mio avviso sono molti gli esempi positivi che non vediamo, che non facciamo vedere, ma riescono a farci vedere sempre quelli negativi, che sono pochi, rispetto a quelli invece positivi, che sono tanti. Secondo te cosa vogliono dire queste due parole per un ragazzo, disciplina e regole? Allora, applicate sicuramente al campo scuola, disciplina e regole vuol dire riuscire ad ascoltare e comprendere quello che ci viene riferito per insegnarci un qualcosa, e riuscire a lavorare anche in gruppo, soprattutto una disciplina che cioè disciplina nel senso che la mattina, ad esempio, rispettare gli orari, essere sempre preparati in modo corretto, rispettare ciò che ci viene detto e riferito di fare, sempre per insegnarci un qualcosa di nuovo che noi non conosciamo, e metterci il massimo impegno lavorando in gruppo, e riconoscere che questa persona appunto lo stanno facendo per darci un qualcosa in più, darci qualcosa di nuovo soprattutto, essere dediti comunque all'impegno e alla costanza che ci vuole in questo percorso che è formativo. E il rigore è questo, cioè la disciplina. Senti Valentina, adesso col senno di poi che hai vissuto questa esperienza, come giudichi i tuoi compagni? Perché tu ce l'hai fatta e hai capito l'importanza anche di seguire certe regole e la disciplina, ma tu hai visto che loro recepivano come valore questa disciplina, questo rispetto del prossimo, questo conoscere le regole. Ecco, cosa hai visto in questi ragazzi o ragazze? Allora, la maggior parte dei ragazzi mi sembra aver percepito il messaggio. Chi con magari più facilità, chi con più difficoltà, comunque tutti siamo cresciuti sotto questo punto di vista. Magari all'inizio non era ben chiaro il comportamento, ad esempio, da tenere, però penso che tutti dopo abbastanza giorni abbiano imparato come rispettare l'altro, come aiutarsi, come mettere il noi prima dell'io.
E forse hai sentito anche la richiesta di ritornare, di fare ancora, di proseguire il percorso, oppure hai sentito meno male che è finito, siamo liberi? No, allora, sinceramente finito il percorso, l'ho proprio detto, quando sono venuti a prendermi sarei stata lì volentieri ancora qualche settimana, nel senso che 15 giorni sono tanti se non si ha esperienza, ma sono pochi perché ci vorrebbe molto più tempo per imparare tante cose nuove, e quindi sicuramente sarei voluta fermarmi più tempo. Ti ringrazio, guarda Valentina, grazie. Veramente sono orgogliosa di averti a fianco perché avete capito i valori di questi ragazzi. Loro vogliono le regole, vogliono anche impararle. Allora sentiamo cosa ne pensa Matteo Zambon, che è il papà di Valentina, questa passione. Matteo, da quando è partita la passione? Avevi l'età di Valentina o eri quando? Allora, passione, io sono partito perché ho svolto servizio militare. Rack. E di conseguenza sono arrivato tra gli alpini, sostanzialmente, in quel di Fedre, non subito ma in seconda battuta, e lì ho svolto il mio servizio sostanzialmente. Ultimato il servizio e rientrato praticamente a casa, non ho sentito subito bisogno di iscrivermi all'Associazione Nazionale Alpini, però qualche amico, qualche genitore di amici mi ha convinto a iscrivermi all'associazione e quindi ad entrare in gruppo, e da lì sono passati ormai un bel po' di anni, oltre 25, mi do da fare in gruppo, ma per il gruppo, ma soprattutto per fare, da aiutare qualcun altro, perché la nostra associazione quello fa, noi ci mettiamo a disposizione per aiutare in questo momento chi ne ha più bisogno sostanzialmente. Senti Matteo, ci diamo del tuo anche con Matteo Zambon. Cosa vuol dire per te riuscire a trasmettere i valori ai figli, questi ragazzi, capire l'importanza del gruppo, dell'associazionismo, ecco, che nel futuro forse ringrazieranno? Sono stata fortunata ad avere questi genitori che mi hanno indirizzato nella strada giusta. Allora, fare gruppo significa praticamente stare assieme, comunità, scambiare idee, portare le proprie esperienze, cose che in solitudine sostanzialmente non si possono fare. Ok, e quindi automaticamente una persona che è abbastanza abituata a dialogare con le persone, a stare sempre in compagnia, per forza deve fare gruppo, non può stare rinchiuso da solo a casa davanti a un computer o davanti a un telefono, ma per forza deve stare in compagnia di altre persone e fare delle cose che possono aiutare chi ne ha più bisogno. Questo è sempre il proposito dell'associazione, di quello che facciamo. Io di canto mio quello che spero è che le persone che girano attorno alla nostra associazione si sentano sempre a casa e che quindi si sentono sentono la necessità di venire da noi per stare assieme, per passare il tempo assieme e per imparare quello che può essere un tramandare, dei sani principi sostanzialmente. Però le radici ci sono, cioè il primo anello della catena che Valentina ha capito che c'era era la famiglia, non c'è niente da fare, là da che si parte dal primo anello, se non c'è la famiglia, cioè non è che si possa sempre delegare alla scuola di fare quello che dovrebbero fare i genitori, che dovrebbe fare la famiglia, perché è là che parte, inutile che la scuola si dia da fare se dopo questo ragazzo o ragazza torna a casa e c'è il vuoto, per non dire il deserto. Sentiamo cosa ne pensa Alfredo Primicerio, presidente dell'organizzazione Soccorritori Conegliano. Prego presidente, cosa dice di quello che abbiamo sentito sia da Valentina che dal suo papà? Buongiorno a tutti. Con Mirella, come sai, io anche noi ci diamo del tu, oramai ci conosciamo, certo, da parecchio tempo. E, come sai, io nonostante sia 15 anni che sono qua, quindi mi considero veneto, vengo da un'origine romana. Non si sente neanche, guarda presidente, se non lo dicevi non si sente che non sei veneto nel senso del paese. Guarda, non si sentiva neanche. Però... Grande presidente. Però... E quindi gli alpini a Roma si sa che esistono. Quando mi sono trasferito qui, in particolare poi ho cominciato ad occuparmi di volontariato, eccetera,
Io li trovo dappertutto e sono delle persone, adesso non perché sono presenti, e sono delle persone semplicemente eccezionali, perché fanno di tutto e in particolare per tutte, in parte tutte le opere di necessità, gli aiuti eccetera, ma fanno restauri, ho visto fare veramente cose meravigliose. Quindi ogni tanto quando facciamo delle manifestazioni e noi facciamo l'assistenza sanitaria e loro altro tipo di assistenza, ci incontriamo e c'è sempre un bellissimo rapporto. Quindi intanto complimenti anche a Valentina che segue, dovrebbe seguire, se ho capito bene, o sta cercando di seguire le orme del padre. E poi Vittorio Veneto, noi siamo a Conegliano, quindi siamo vicinissimi. E niente, e per il resto sono d'accordissimo. La disciplina per me vuol dire semplicemente rispetto ed educazione. Sono concetti talmente basilari che nemmeno c'è bisogno di insegnarli, anche se bisogna sempre sottolinearli, perché non sempre si trovano. Ecco, rispettare il prossimo, trattare il prossimo, non fare del male agli altri, e con tutta l'empatia necessaria, credo che sia una cosa per me normalissima, però diciamo che dobbiamo sempre alimentare, perché a volte poi ci perdiamo dietro a cose che non dovrebbero succedere. Grazie Presidente, abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto devo dire brava alla Valentina. Sbassa televisione Rinaldo, tutte le mattine, sbassa televisione, gira il bottone. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao Mirella, buongiorno a tutti. Innanzitutto brava Valentina che ha assunto una bella decisione. Tramite il papà, brava, ti ha fatto una bella scelta, a parte quello che ti è non so, quello che ti insegna, ti impari a vivere veramente con gli alpini. Però questo fatto che è qua, dovrei essere tra i giovani, chi si aggregasse fra le ore, impara lo stesso la disciplina. A essere solidari tra le ori, giocare insieme, praticare il campus o delle colonie come era una volta, era così tanti amici e si fa tante robe. Perché mi sono stato due anni, va bene? Ma ora scappavo 90 franchi un giorno, non ho imparato niente. Cosa ho imparato? Ho fatto 2 anni soldato, a 90 lire al giorno, non avevo niente. Adesso se è facile a mettere insieme queste robe che c'è qua. Dove che non ti manca niente, gli altri ne mancava tutto. E avevo un cane amoroso, non avevo neanche il Skype a scrivere una lettera del volo. Vabbè, però questo qua è un mestiere che va da fare i genitori, insegnare. Questo in più è grazie alla disponibilità degli alpini, di queste persone meravigliose che fate robe, che giustamente ne voglia che ne facesse di più. Però se vada a iniziare dalla famiglia, la famiglia che forma. Una volta a 9 anni, a 10 anni, andavo con un operaio bravo e gli insegnava a lavorare, a saldare, a fare qualche cosa. Adesso purtroppo non c'è niente. Bisogna che la gente, le famiglie, ritorna come un vivere normale. Non bisogna che faccia tutti gli sport del mondo e dopo non ne fai neanche uno. Perché mi volevo dire stai 4-5 sport e dopo non hai più fatto niente. Invece Mecchioli ha fatto un sport e è 55 anni che lo fa ancora. Voglio dire che questa associazione qua dovrebbe essere di più, perché le robe che i fiori poi si adatta. Dai Rinaldo! Va bene, ciao Mirella. Grazie nostro Rinaldo, perché se no hai un libro aperto, sai Valentina, la mattina quando parte poi non si ferma più, dopo brontolo per gli altri. Allora Valentina, le parole però di Rinaldo fanno capire che si capisce l'importanza che ci siete, che avete piacere di iniziare anche dei percorsi nuovi, perché io ho un'idea Valentina, ne parlavamo anche prima di iniziare la trasmissione, per questo vi ci avete visto chiacchierare.
che a mio avviso nelle scuole sì, dobbiamo arrivarci, però dobbiamo arrivarci per prendervi per mano e accompagnarvi su questi percorsi del mondo del volontariato, perché a mio avviso siete stanchi, lo dico tutte le mattine o quasi, della lezioncina in classe, siamo l'associazione, facciamo questo, abbiamo questi numeri. Voi volete vivere di emozioni, basta vedere, emozioni forti anche. Allora perché non portarvi direttamente a toccare con mano quello che è il mondo del volontariato, che può essere l'ANA, possono essere tantissime cose, visto che abbiamo 7500 associazioni di volontariato che non ci conosciamo neppure tra di noi, perché a mio avviso invece di intrigarne uno o due, magari riusciremo a intrigarne di più, toccare con mano, l'ha detto anche il tuo papà, io ho fatto il militare e mai avrei immaginato, invece toccando con mano quello che era la realtà, poi mi sono avvicinato, non subito, ma riflettendo ho detto perché no, prego. La lezione frontale non prende la maggior parte dei ragazzi, appunto ne può prendere uno, massimo due. Condivido che siano più efficaci lezioni dirette. Quindi suscitare delle emozioni forti in questi ragazzi in modo che queste successivamente di propria spontanea volontà riescano ad avvicinarsi a queste associazioni e rendersi appunto partecipi, iniziare a far parte di una comunità e quindi riuscire a fare gruppo, creare questa dimensione di una grande famiglia. E, è appunto molto più utile fare esperienza diretta rispetto che una semplice lezione frontale nelle scuole, e è quello che spesso noi ragazzi anche che richiediamo nelle scuole stesse. Avete sentito? Ma l'avete sentita? Sentiamo cosa ne pensa Matteo Zambon. Ecco, forse Matteo dobbiamo muoverci di più in maniera diversa. Ecco, ci siamo un po' troppo seduti a mio avviso, invece di intrigare abbiamo intrapreso una strada che ormai gli sta stancando, tanto è vero che sento che non sono così appassionati a queste lezioncine in classe, anche se sono andate molto bene, perché è da là che si è iniziato. Prego Matteo. Sì, assolutamente, va anche verificato però, perché ovviamente magari le idee ci possono anche essere di fare cose più sul territorio, più dirette, però bisogna sempre capire con le istituzioni se c'è la possibilità di farlo, perché ovviamente ci scontriamo poi sempre con la burocrazia sostanzialmente, quindi mettere insieme le due cose a volte non è facile. Faccio un esempio, nel nostro piccolo, a Vittorio Veneto, adesso noi abbiamo all'interno della nostra associazione anche un reparto salmerie che rievoca sostanzialmente quelli che erano i muli che si adoperavano durante il servizio militare, che erano in carico all'esercito, e ne abbiamo ancora quattro. E ad esempio quest'anno abbiamo fatto sostanzialmente un lavoro con le scuole del Vittoriese, con tre scuole sostanzialmente, dove abbiamo portato i muli in scuola per far vedere i ragazzi, per far toccare con mano cosa siano questi animali e cosa servivano e come vivevano i militari assieme a questi animali, faccio per dire. E lì si è scatenato, soprattutto siccome erano anche bambini degli elementari, un interesse pazzesco sostanzialmente, che chiedevano agli incaricati su cosa facevano, come vivevano, eccetera, eccetera. Questo è un esempio. Il secondo esempio è quello di aver portato dei ragazzi nell'ambito del conoscere il territorio a passeggio sulle nostre colline, Monte Altare e quant'altro, proprio per far conoscere il territorio, per far conoscere lo spirito di aggregazione, di stare assieme e di poter fare alcune cose al di fuori. E il risultato qual è stato, Matteo? Allora, il risultato, allora, dobbiamo ancora tirare le conclusioni finali, sì, però, perché abbiamo appena fatto, sono terminate 15 giorni fa, e quindi dobbiamo ancora fare una verifica totale, però l'interesse c'è stato ed è sicuramente stato molto. Ripeto, magari un po' più difficile è trovare burocraticamente il collegamento con le istituzioni a volte. Io sono dell'idea, Valentina, che però se facciamo squadra riusciamo a superare queste istituzioni, perché loro mettono davanti la burocrazia, così hanno risolto il problema. C'è la burocrazia, ma se invece noi siamo tanti e riusciamo a far capire che questo impegno è fondamentale per il rispetto della persona, che sembra dagli esempi che abbiamo che venga a mancare, cosa che io non credo assolutamente, anzi vedo specialmente anche nelle RSA quando arrivano questi ragazzi, la prima cosa che fanno è
abbracciare i nonni, carezzarli, anche se non sono i loro nonni, e questi nonni con questo sorriso meraviglioso, c'è questo filo, inutile che me la raccontano. Però purtroppo è facile dire la burocrazia, così mi tolgo i sassolini dalla scarpa e prendo tempo. Però io sono anche convinta, Valentina, poi vorrei sentire anche Primicerio, anche il tuo papà, io... Saranno 2 anni che dico che forse è giusto dare il voto ai sedicenni. Se vogliamo cambiare questo mondo, forse dobbiamo iniziarlo proprio da loro. Primo perché diamo il patentino e li mettiamo nella strada, perciò li responsabilizziamo, perché è una responsabilità grande. E secondo perché, a mio avviso, siete preparati. Voi sapete il bene e il male. Per carità, ci saranno anche esempi negativi, ci sarà anche quello che magari non scriverà niente o scriverà chissà cosa, ma questo lo fanno anche gli adulti, perché vediamo cosa trovano nelle schede. Secondo te sarebbe un bel passo in avanti dare il voto ai sedicenni? Allora, sicuramente prima c'è bisogno di una formazione, di dare conoscenza a questi giovani, perché a 16 anni non è scontato che conoscano di queste tematiche, ma neanche a 18, ma neanche a 20 magari. Neanche quindi a 30, neanche a 40. Dipende semplicemente dall'interesse anche di una persona. Brava. Quindi bisogna partire sicuramente da questo. Quindi la vedo una cosa piuttosto soggettiva. E bisogna sicuramente iniziare a formare questi giovani e a farli conoscere le tematiche che si vanno a trattare, quindi questo è necessario prima di poter pensare di fare una cosa del genere, insomma, secondo Sentiamo me. Sentiamo Primicerio, prego Primicerio. Io sono d'accordo, prima riusciamo a cercare di strapparli dai telefonini, da tutto l'ambiente diciamo che oggi vediamo che interessa i giovani, e meglio è, e portarli, quello che vedo è che i giovani parlano pochissimo o per niente, i giovani, i giovanissimi dico, di politica, di fatti che interessano il mondo, diciamo argomenti seri, mentre ovviamente purtroppo la tecnologia attuale che ha rivoluzionato il modo anche di lavorare in tanti casi meglio, migliorandolo, purtroppo ha generato questa dipendenza dagli strumenti che bisognerebbe cercare di evitare che continui a invadere il mondo. Responsabilizzarli e dire va bene, adesso c'hai 16 anni e vai a votare, quindi è un momento molto importante. Io mi ricordo quando la prima volta ho votato, era l'emozione c'è e ti cambia un po' il modo di vedere gli altri e il mondo. Non credo che sia possibile domani mattina, però mi sembra una cosa, un'idea non male per cercare di accelerare l'ingresso dei giovani nella società vera, non quella dei telefoni. Anche perché, se devo dire la verità, quando ci sono specialmente manifestazioni importanti, poi che riguardano la comunità, penso addirittura anche alle università, sono i giovani che protestano, sono loro che hanno il coraggio di metterci la faccia, rischiando anche a volte. Io non vedo la persona di mezza età, io vedo giovani che hanno voglia di dire quello che pensano, che hanno le idee anche chiare su come cambiare anche le cose, di cosa vorrebbero. Cosa dici, Matteo? Sì, sicuramente sono loro che portano avanti certe idee, sostanzialmente, o la volontà di avere certi cambiamenti. C'è da capire solamente però se a 16 anni tutti sono già formati o hanno un'educazione civica. Perché quelli a 40 sono formati, no, secondo te, Matteo? No, sicuramente. 30? Sicuramente. Anche lì ci sono tanti problemi, ci sono gente che sicuramente non sa neanche a 40 anni da che parte stare. Io leggo la Costituzione tutti i sabati, Valentina, tutti i sabati, sono articoli importanti della Costituzione, perché veramente dobbiamo capire, e sono convinta che a casa non hanno mai sentito cos'è la Costituzione, cioè la sanno la parola, però quello che c'è scritto nella Costituzione non la sanno, e non sto parlando di sedicenni, sto parlando, perciò a mio avviso, come dice, condivido le parole di Primicerio, Matteo, iniziamo a parlarne,
confrontiamoci con loro, sentiamo cosa ne pensano, cosa dicono. Quella è la strada giusta, ecco, assolutamente. Questo è l'obiettivo, perché è logico, come dice Primiziano, non lo faremo di sicuro domani, però iniziare a parlarne e ascoltarli, soprattutto anche loro, penso sia una buona idea. Allora, prima di andare in pubblicità, io direi anche di partire con questo video, questi numeri della donata degli alpini a Vicenza. Andiamo a vedere. Il cuore della Dunata a Campo Marzo lentamente torna alla normalità, quella che è stata la cittadella degli alpini per la Tre Giorni delle Penne Nere, che ha accolto 278.000 visitatori e un viavai di tecnici e lavoratori impegnati nello smantellamento delle strutture. Numeri di un bilancio della Dunata dei record, non solo di presenze allo sfilamento e in città, ma anche per l'organizzazione, che ha potuto contare su 1.300 volontari del sistema di protezione civile dell'ANA, molti ancora a lavoro, 360 volontari della protezione civile della regione. Oltre alla protezione civile, anche i nostri soci della sezione di Vicenza si sono andati da fare e stanno ancora ultimando, ma manca più poco, ultimando gli ultimi sbaraccamenti, cioè portare via le brandine che erano state messe giù, praticamente la chiusura dei campi. Sono state 1.123 le piazzole negli attendamenti gestiti della Dunata Alpini e tra campi e palestre sono stati allestiti 3.586 posti branda. Non ce l'aspettavamo, avevamo più o meno idea, però siamo arrivati a risico con il numero delle brandine messe giù a terra nelle varie palestre, eccetera, siamo arrivati, e con le coperte siamo arrivati praticamente giusti, quindi è andata bene così. Ma l'emozione tradotta in numeri c'è stata soprattutto per le esibizioni musicali, che tra cori e fanfare sono state 130, coinvolgendo 57 chiese del territorio vicentino, più il concerto allo Stadio Menti con 5.000 persone presenti. Record anche per la presenza della stampa arrivata da tutta Italia, così come per il flusso continuo di visitatori tra le mostre a tema alpino allestite a Palazzo Thiene, al Museo Naturalistico e Archeologico e al Museo del Risorgimento e della Resistenza, che hanno registrato 16.600 visitatori. Veramente numeri da record, non ci aspettavamo un'affluenza del genere e ne siamo veramente felici che tutta questa gente sia venuta qua a Vicenza a visitare, oltre che le varie cittadelle, anche Vicenza stessa. Allora, Matteo Zambon, la mia domanda è anche questa: come riuscite veramente a smuovere tutte queste persone? Abbiamo degli ascolti record quando facciamo vedere le adunate, ma soprattutto quello che vediamo all'esterno, vento, neve, piovano, questi problemi, sono le famiglie. Le famiglie che vengono, che partecipano, che applaudono, che stanno ore e ore a vedere questa sfilata. Cos'è che riuscite a trasmettere? Ma più che trasmettere, dico qual è il mio pensiero. Le famiglie o le persone in genere vedono che gli alpini sono sempre presenti, ovunque ci sia bisogno. Effettivamente le associazioni dei vari gruppi, delle varie sezioni sono presenti in qualsiasi momento serva necessità. E di conseguenza poi, quando gli alpini sfilano, le famiglie si sentono in dovere di andare con una forma di ringraziamento a vedere questa sfilata nelle adunate degli alpini. Perché? Perché è una forma di ringraziamento, no? Per tutto quello che magari fanno durante l'anno, perché gli alpini sono impegnati tutto l'anno, tutte le settimane, tutti i giorni, chi più chi meno sostanzialmente, e quindi è una forma di ringraziamento, credo sia quello. Non è che voi riuscite, forse siete il corpo che trasmette più solidarietà di tutti gli altri, è un pregio che io, è tanti anni che lo dico, cioè la solidarietà fa sempre parte di quello che voi fate, cercate di aiutare le fragilità, ecco, siete i primi ad arrivare, cosa dici Valentina? Condivido appieno, non solamente questa associazione sicuramente arriva, ce ne sono molte altre, ma questa appunto, come hai detto tu, riesce ad attirare soprattutto le famiglie. E esprimendo appunto la solidarietà, è un'associazione disponibile in qualunque momento e soprattutto nel momento di bisogno, di necessità, e è fondamentale secondo me. Cioè, è un requisito fondamentale di un'associazione. E adesso andiamo in pubblicità.
parliamo con Valentina Zambon, allieva Camposcuola ANA, Associazione Nazionale Alpini, assieme a Matteo Zambon, vicepresidente sezione ANA di Vittorio Veneto, che è il suo papà, e abbiamo anche Alfredo Primicerio, presidente organizzazione soccorritori di Conegliano. Allora, quello che volevo capire, Primicerio, ma l'importanza di capire di fare anche rete, di essere uniti, perché viviamo su un paese di campanili, ogni paese ha i propri campanili e questo penalizza molto, Primicerio, questo non fa sì che noi riusciamo a prendere il volo tutti assieme, siamo come spersi. Ecco, cosa si può fare per riuscire a capire che dovremmo essere tutti una grande famiglia e nel momento di necessità, quale essa sia, dobbiamo essere tutti uniti e non cercare di portare avanti l'arrivismo di qualcuno, la visibilità di qualcuno. Prego, Presidente. Mi fai una domanda da $1 million. Anche di più, ma non importa. Perché non essere campanilisti, io sono d'accordissimo, però lo siamo, ognuno, anzi addirittura siamo addirittura campanilisti addirittura nei rioni di una città piuttosto che tra varie città. La mia esperienza diretta in campo nel volontariato, oramai che ci sono da 10 anni, è che io ho trovato una nostra associazione che prima era, diciamo, molto molto chiusa su se stessa, e io abbiamo cercato di aprirla e abbiamo adesso ottime relazioni con tutte le associazioni nostre, diciamo tra virgolette concorrenti, che non sono concorrenti ovviamente, ma e anche con tante altre, quindi diciamo dipende dalla apertura mentale di chi guida le associazioni, di chi cercare di collaborare. Noi lo facciamo, non sempre ci riusciamo perché poi delle volte non è possibile, ma comunque diciamo un pochino proprio di campanilismo non guasta, perché la credere e seguire gli obiettivi della propria città o della propria cultura eccetera eccetera non guasta. Ovviamente un minimo, perché poi dopo addirittura si vedono scene tragiche, in particolare per esempio durante le partite di calcio, noi facciamo assistenza alle partite di calcio del Conegliano che gioca nella serie Eccellenza e lì assistiamo, quindi si incontrano vari paesi o cittadine eccetera eccetera. E lì si assistono a delle scene veramente direi vergognose, quindi io sono d'accordissimo ad eliminarlo, ma credo che sia un percorso molto 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 complesso. Bisogna che tutti quanti ci mettiamo la goccia, Primicerio, forse se tutti iniziamo a mettere la famosa goccia. Siccome devo correre perché il tempo sta anche terminando, vorrei vedere queste slide che ha mandato appunto Primicerio dei soccorritori appunto di Conegliano e le commentiamo assieme. Allora, Primicerio, ecco qua, qui cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo l'inaugurazione della nuova sede. Noi eravamo ospiti all'interno dell'ospedale, la nostra associazione ha 53 anni di vita e per 52 anni siamo stati ospiti all'interno dell'ospedale, in un spazietto all'interno. Dopodiché ci hanno detto che dovevamo andare via e quindi abbiamo cercato varie alternative, però non era difficilissimo trovare locali in affitto eccetera eccetera, e quindi abbiamo deciso di costruircela la sede, costruircela con dei prefabbricati, e in 3 mesi abbiamo fatto tutto e quindi adesso siamo felici e contenti in questa nuova sede. Ecco qua, questi sono i 2 prefabbricati, uno per gli uffici e l'altro per magazzini eccetera, per magazzino, e lì si vedono le nostre 3 ambulanze che sono sotto la tettoia e niente, abbiamo preso i soldi che avevamo messo da parte per comprare una nuova ambulanza e li abbiamo investiti nell'associazione, nella sede, e poi
e diciamo non potevamo fare altrimenti l'associazione sarebbe andata persa, perché non avendo una sede non possiamo operare. Ma tu pensa che con tutte le sedi vuote che abbiamo, con tutte queste realtà che noi tocchiamo con mano, che stanno dando in degrado, ecco, mi fa piacere che l'hai detta, questi soccorritori hanno dovuto rimboccarsi le maniche, investire, per fortuna che avevano questi soldi messi da parte, che servivano per le ambulanze, ambulanza vuol dire bene alla comunità, per cercare di non disperdere questa importante associazione che ha 53 anni e costruire un qualcosa che gli permettesse di continuare a lavorare. Io lo trovo scandaloso quello che ha detto Primicerio, ti ringrazio, so che sei una persona schietta, che hai il coraggio di dire quello che è, ne parlerò anche col sindaco, adesso sono in par condicio che sto così bene, Primicerio, che non hai idea, perché non ho nessun politico nella mia trasmissione, vado proprio bene, sono in par condicio, ma non è per capire perché non a te, ma no, non è quello. Il problema che vorrei capire, cosa ne facciamo di tutte quelle realtà che ci sono, che stanno andando in degrado totale, perché nessuno vuole metterci mano, perché l'obiettivo è andare da qualche altra parte, invece di cercare di capire che sono beni che hanno lasciato alla comunità. Non sono beni che sono loro, perché il politico passa, ma il bene rimane. Ma se questo bene va sempre più nel degrado, noi faremo sempre più fatica a entrare in questa realtà. Cosa ne pensi, Valentina? Il bene va conservato, va tutelato assolutamente, in quanto è un qualcosa che rimane e è bello anche trasmetterlo da generazione in generazione, un qualcosa che rimanga e possa dare insegnamento non solo a noi del presente ma anche alle generazioni future, appunto. Ecco, questo non è questione che io dico al sindaco di Conegliano, a quello di Montebelluno, a quello di Treviso, il problema è capire che questi magnate che abbiamo avuto anche nel passato, che hanno investito nella comunità, perché loro hanno lasciato questi beni, come dice Valentina, che è giovane, vanno conservati e vanno dati alla comunità. Noi abbiamo veramente delle associazioni che non riescono a gestirsi perché sono in spazi ristrettissimi. E poi abbiamo questa meraviglia, penso alle dimore storiche, no, penso solo a quelle. Siamo il regno delle dimore meraviglie, ville venete. Quante? Ma non possono diventare tutti alberghi a 5 stelle, ho mica capito. Ma perché devono diventare sempre? Magari gli ostelli, no? Visto che gli ostelli mancano. Matteo Zambon, ecco, la comunità. Voi invece che cercate di aiutare la comunità, voi investite nella comunità. Prego, Matteo. Investiamo nella comunità. Noi cerchiamo di mantenere... Quello che è nel nostro, che ci hanno affidato sostanzialmente. Noi siamo fortunati, faccio per dire a Vittorio Veneto, siamo in una sede che è sopra, all'interno della stazione dei treni, e che ci è fortunatamente stata data in gestione. Però il nostro compito è quello di mantenerla, di farla vivere, di far sì che non si degradi, che non perda i pezzi per strada sostanzialmente. E quindi il nostro compito è anche quello, ovviamente, di mantenere. Avremo degli altri progetti, se volessimo, da poter fare per la comunità, ma non c'è più concesso al giorno d'oggi. Perché? Perché la burocrazia, ma non solo, perché anche la sicurezza nel lavoro non ci permette più di fare quello che una volta era più facile da fare, da gestire e da poter portare avanti. Detta anche un'altra cosa fondamentale, non avremmo neanche più comunque le maestranze di una volta disponibili sul territorio con le proprie mani a fare certe cose. Quindi magari possiamo farlo in maniera diversa, magari possiamo farlo da coordinatori, ma possiamo sempre fare qualcosa, sostanzialmente, non più come una volta sicuramente. Ma sempre fare qualcosa e da là si parte. Assolutamente. Allora sì. Andiamo a vedere questa adunata trevigiana e poi la commentiamo con Valentina Zambon e Matteo Zambon. Allora accogliamo con un applauso questo sogno di pace degli alpini che apre la sfilata della 95esima adunata nazionale.
È il sogno, l'invocazione di pace ad aprire la sfilata delle penne nere in una Vicenza quasi estiva. Il momento più atteso, più emozionante di questa 95esima adunata, quello in cui tutti gli alpini si mettono insieme in marcia. La sfilata è il momento in cui insieme volevamo mostrare da un lato la nostra compattezza, la nostra capacità di essere insieme, ma anche dall'altro lato quella di saper condividere, di essere quindi solidali con tutti. Ecco, credo che questa sfilata abbia questo profondo significato, quest'anno poi con un motto veramente particolare. Sia gli alpini in armi nelle missioni di pace, oggi abbiamo la taurinense che non può essere qui, ma che è in Libano, a che fare da cerniera tra Israele e il Libano stesso con le forze dell'ONU. Al fianco del presidente Favero ha sfilato il ministro della difesa Guido Crosetto a Vicenza insieme al generale Francesco Paolo Figliuolo. Il ministro Crosetto ha rigettato l'ipotesi di ripristinare il periodo di leva in termini educativi per le nuove generazioni. Il servizio civile universale, ha detto chiaramente, non è una cosa che riguarda le forze armate. Agli alpini sono arrivati i saluti istituzionali del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni, in tribuna il vice premier Matteo Salvini e il ministro Luca Ciriani. La lunga marcia tra due ali di folla è proseguita fino a sera con i veneti e i trevigiani che hanno sfilato per ultimi. La storia siete voi, davanti a voi la sezione di Valdobbiadene. Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, sezioni numerose e ricche di storia alpina. E adesso la sezione di Vittorio Veneto, una sezione importante, se non altro per il nome che la Lega inevitabilmente, ineluttabilmente, alla città della vittoria. Reparto Salmerie, oggi non ci sono più gli Roso, non ci sono più i vecchi muli, ma c'è il loro ricordo e la loro storia. Ammirate il vessillo della sezione di Conegliano, per quei del Conegliano, o se sciampe o se muore. Sindaci fieri in testa alle delegazioni, gruppi alpini che orgogliosamente sfilano davanti alla tribuna d'onore. È la volta di Treviso. Fa il suo ingresso nell'area dello sfilamento la sezione alpini di Treviso, terra del Grappa, del Piave e del Montello. Territorio toccato dalla storia, ma anche da un presente di attiva operosità a servizio delle proprie comunità. Infine il passaggio della stecca a Biella, che ospiterà la Dunata 2025. Allora Valentina, abbiamo sentito queste ultime parole importanti, il Piave, il Grappa, il Montello. Ecco, questi siti cosa rappresentano per voi e per te in particolare, visto che fai parte dell'Associazione Alpini? Personalmente rappresentano un patrimonio storico e culturale da conoscere con mano, anche questo attraverso l'esperienza, visitando in prima persona questi luoghi, avendo qualcuno che accompagni proprio noi giovani a conoscerli attraverso la storia, la cultura. Quindi tramandarci queste esperienze, questo passato, proprio gli eventi storici anche che sono avvenuti in questi luoghi. Allora faccio bene a far vedere all'inizio il Buongiorno alla Grande Guerra su questi territori, far conoscere i posti, andarli a visitare. Assolutamente. Condividi? Assolutamente, perché al giorno d'oggi spesso viene data più importanza o più luce a luoghi più comuni e vengono magari messi in secondo piano questi luoghi che invece sono fondamentali perché sono vicino a noi soprattutto e ci hanno comunque tramandato qualcosa e continuano a farlo. Sentiamo Primicerio, ecco, Primicerio, che volevi commentare anche le parole che ho detto prima, prego. Beh, la dunata l'abbiamo vista, io ero a Vicenza la settimana prima e ho visto migliaia di persone che lavoravano, dei volontari famosi. E, è una dimostrazione di un corpo veramente molto molto unito e molto diffuso qui al nord. E, rispetto a quello che dicevamo prima, per esempio mettere a disposizione tutti i nostri beni che abbiamo e che sono abbandonati eccetera eccetera, per esempio qui nella nostra zona, in particolare in Vittorio Veneto, ci sono le famose caserme che sono abbandonate da vari anni e che potrebbero essere, ogni volta si dice
adesso si farà e poi credo che non si sia fatto assolutamente niente. E quelli sono posti sicuramente che potrebbero ospitare tante associazioni che sono in difficoltà. Però sono d'accordo con il papà di Valentina, Matteo se non ricordo male, la burocrazia purtroppo invece che diminuire, nonostante tutta l'era digitale in cui stiamo vivendo, purtroppo vedo che, ahimè, aumenta piuttosto che diminuire. Ah sì, non c'è ombra di dubbio che aumenti, basta vederla, però è un bel alibi per la politica, la burocrazia. Matteo Zambon, cosa vuol dire per voi, per te in particolare, sei vicepresidente, la sicurezza? Cos'è la sicurezza? Perché voglio anche capire cos'è la sicurezza. Cosa vuol dire sicurezza su quello che fate? Perché giustamente prima hai detto non abbiamo più le maestranze di una volta, abbiamo dei giovani e dobbiamo veramente, anche quando facciamo questi campi scuola, avere la sicurezza, metterli in sicurezza. Ma è proprio questa sicurezza che crea problemi oppure è proprio la burocrazia che ti mette sti paletti e poi non capiamo alla fine cosa vogliono come sicurezza? No, allora, sono due cose un po' distinte. Sostanzialmente, la prima era il fatto di non avere più, eventualmente nel caso in cui si potesse fare qualcosa, le maestranze necessarie, perché la gente, i nostri associati che effettivamente sapevano con mano svolgere, costruire o fare, ormai hanno una certa età e non lo possono più fare. Sono diversamente giovani, ok. E quindi dobbiamo, casomai, vista anche la burocrazia, possiamo fare attività diverse e quindi coordinare o fare altre mansioni a livello di progetti o di lavori, mentre la sicurezza nell'ambito di quello che può essere un campo scuola o quant'altro, lì dobbiamo dire una cosa: siamo molto fortunati perché all'interno dell'associazione noi abbiamo anche il reparto di protezione, l'unità di protezione civile, e di conseguenza anche i ragazzi che sono stati nei vari campi scuola in tutta Italia, io adesso faccio un medrugale su quello di Feltre perché dove c'era Valentina, era tutto in capo all'unità di protezione civile. Allora salutiamo che forse sarà anche già collegato l'ingegnere Andrea D'Abroi che prenderà il posto quando voi ci lascerete, che bene, è il coordinatore nazionale proprio di protezione civile ANE, che sarà con noi nella seconda parte. Il nostro associato di Vitello Veneto. Perciò saremo collegati anche con lui. Senti Valentina, cosa vuoi dire tu invece all'ingegnere D'Abroi che magari ti sta ascoltando? Ecco, come vuoi salutarlo, perché io penso che sia molto importante quello che hai detto all'inizio. Sono stata intrigata, cioè volevo che questo campo continuasse magari per un'altra settimana perché si stava bene. Prego. Allora, la Protezione Civile mi ha presentato una realtà a me quasi sconosciuta. Tutte le diverse mansioni che questi volontari ricoprono non sono a noi giovani per niente conosciute. Cioè, nonostante io comunque ho papà. È la fortuna. Sì, è una fortuna assolutamente. O comunque in generale la famiglia che mi ha introdotta in questo mondo. Avere persone proprio dirette sul campo che sono impegnate in queste mansioni è stato utile per capire veramente appieno e cogliere l'essenza di quello che fanno. E tutti i diversi reparti, tutte le diverse mansioni che appunto ricoprono sono veramente varie, e dalle radio, ma basti pensare appunto al primo soccorso, ma anche l'addestratore cinofili ad esempio, quindi sono veramente organizzati in modo rigoroso, e questa cosa è sicuramente da apprendere e da applicare anche in altre parti sicuramente della grande società. Grande Valentina, grande. Allora facciamo così. Ti farò una sorpresa. Allora, adesso sentiamo come ci saluta Alfredo Primicerio, perché l'ora è volata, presidente organizzazione soccorritori di Conegliano. Primicerio, come ci saluti, cosa vuoi dire soprattutto a Valentina? Beh, intanto che è una bellissima ragazza, si vede che è stata educata bene in una famiglia altrettanto bella. E complimenti a loro e complimenti a tutti gli alpini e a quello che fanno. Grazie. Vai. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare la nostra parte e quando ci incontriamo con gli alpini siamo molto, molto felici.
Chissà che faremo squadra in futuro tutti quanti, chissà che batteremo un po' di campanili uno alla volta, chissà che ce la faremo, perché qua se no è una guerra, ognuno contro gli altri, poveri contro i poveri, è una fragilità contro fragilità e campanili contro campanili. Grazie a Alfredo Primicelli di essere stato con noi, grazie a Matteo Zambon, papà, vicepresidente sezione Anna di Vittorio Veneto, e Inizia Valentina rimane qua con me perché ci sarà una sorpresa. Grazie, grazie, pubblicità. Guardate che sorpresa, abbiamo in presenza l'ingegnere Andrea Dabroi, coordinatore nazionale di protezione civile ANA, assieme naturalmente alla nostra Valentina Zambon, perché ci sono delle domande che mi intrigano, visto che ho l'ingegnere, questa mattina gliele faremo anche a lui. E abbiamo anche collegata Federica Zanier, visto che abbiamo viste i muli. Ciao Federica, come stai? Ciao, tutto bene, grazie. Titolare fattoria didattica Le Noghere di Villorba. Lei invece si occupa di alpaca, si occupa di animali meravigliosi, che adesso poi anche vedremo e ci racconterà anche questa passione di Federica. Allora, inizierei proprio con lei, ingegnere Andrea Dabroi. Ho sentito prima il perché è diventato alpino Matteo Zambon. Perché è diventata, sta facendo questa scuola, questa allieva campo scuola Anna Valentina Zambon, e lei perché è diventato alpino ingegner Dabroi? Cos'è che è scattato? Allora, beh, come anticipavamo prima nei colloqui così preliminari, io ho una storia familiare. Mio nonno era della Iulia, morto in Russia. E quindi da quando ero piccolino mia nonna sulle sue ginocchia mi ha raccontato tutte le vicissitudini, tutte le storie degli alpini, e mi ha piantato dentro un seme che non potevo non germogliare dentro. Quindi io lo sapevo già. Tant'è che quando ho fatto la visita di leva io ho chiesto, ho detto non mandarmi alpino, guardate, siamo tutti che... alpini. Esatto, io, anche mio padre e mio nonno, quindi siamo io sono di terza generazione, diciamo. E gli ho chiesto e mi hanno accontentato. Tra l'altro gli ho chiesto di mandarmi su una caserma sperduta, mi hanno mandato a Dubiaco, quindi ho avuto tutto quello che volevo, i muli e tutto, quindi sono soddisfatto. È stata una grandissima esperienza. Mia mamma me l'ha detto, quando sono tornato a casa, sei andato via ragazzo, sei tornato uomo. Questo è quello che mi ha dato l'alpino, insomma. Avete capito? No. Ingegnere, un'altra cosa importante che volevo sapere, lei è coordinatore nazionale della protezione civile. Dell'ANA. Sì. Cosa vuol dire essere coordinatore? Perché è una responsabilità enorme, stiamo parlando di un coordinatore nazionale, sì. Protezione civile ANA, perciò ci mettiamo ancora benzina nel fuoco, prego. Vuol dire, a mio parere ovviamente, aver fatto un percorso. Quindi io ho cominciato nella nostra sezione di Vittorio Veneto come semplice volontario, sono diventato caposquadra, vice coordinatore di sezione, ho fatto il coordinatore del Triveneto e poi sono diventato coordinatore nazionale. Vuol dire che avere un bagaglio tecnico, perché ci vuole un bagaglio tecnico, e di esperienza vissuta all'interno della nostra associazione. Quindi devi conoscere bene i nostri meccanismi, devi conoscere cosa puoi dare e cosa non puoi dare, e devi conoscere come poter utilizzare 14.000 uomini. Ne abbiamo 14.000 noi in protezione civile ANA, quindi è una struttura complessa, strutturata in livelli. Noi siamo, diciamo, un'associazione d'arma, quindi per fortuna, dico, la disciplina dentro di noi funziona. Questo non vuol dire che un qualcuno non può esprimere la sua opinione, ma vuol dire che quando stiamo lavorando c'è qualcuno che coordina, gli altri lavorano e la sera decidiamo cosa è andato bene, cosa è andato male e domani possiamo migliorarlo. Quindi il confronto c'è, ma non quando stiamo lavorando. Quando stiamo lavorando c'è una direzione e quindi tutti fanno quello che decide il preposto in quel momento lì. Allora, io vorrei commentare con lei questo video che ci ha fatto raccapricciare e rabbrividire di questi ragazzi dispersi sul Natisone. E poi la mia domanda sarà: cosa prova un coordinatore nazionale di protezione civile ANA di fronte a queste immagini? Perché è una domanda che mi sono fatta tanto, glielo giuro, ingegnere, sto ancora cercando di trovare un filo, anche se so che non lo troverò mai. Però guardiamo il video, poi lo commentiamo sia con l'ingegnere che con Valentina e anche con la nostra Federica Zanier.
Quel maledetto venerdì 31 maggio ha sconvolto tutta la comunità e ha devastato tre famiglie, due che hanno riavuto dal fiume Natisone il corpo senza vita delle loro figlie e una che invece aspetta ancora in preda all'angoscia quel momento che strappa il cuore dell'abbraccio tra i ragazzi circondati dal Natisone che con impeto cerca di spingerli via. Scandagliando il web, anche grazie alle vostre segnalazioni, siamo in grado di proporre un video da un'angolazione inedita che ci permette di approfondire quanto accaduto in quei momenti concitati. Rispetto al video che è diventato immediatamente virale su tutti i cellulari, in questa angolazione pubblicata dal portale francese Express Français possiamo vedere qualcosa di più. Innanzitutto si evince come il video sia realizzato successivamente, nell'arco di tempo che gli inquirenti pare abbiano stimato in 5 minuti di intervento della prima squadra di soccorso. Lo si capisce dal fatto che ci sia una sfera di sole rispetto al precedente, ma anche e soprattutto che ci sia il primo intervento da parte dei vigili del fuoco. Non so se erano 3 o 4, non so, però erano 2 imbarcazioni, un canotto giallo, era da imparare un'altra barca dietro. Stavano buttando dentro per operare fuori il soccorso e naturalmente uno di loro si è buttato dentro, ma ha avuto il cavolo a tornare indietro. Era legato, mi sembra, però ha avuto lavoro a tornare indietro. Credimi, era brutto da vedere, brutto veramente, non è facile. Come si vede dal video, proprio un vigile del fuoco che chi conosce descrive come robusto, alto 1,90 m, si tuffa con il caschetto giallo e legato con una corda per cercare di raggiungere a nuoto i ragazzi. Il perché si debba andare a nuoto ve lo abbiamo spiegato con il letto del fiume vuoto nella giornata di sabato, dal momento che tra l'isolotto e la riva c'è un gran dislivello di profondità. Guardate qui, qui c'è un dislivello abbastanza elevato, parliamo di diversi metri, per cui una volta l'acqua raggiunto questo punto e riempito questo punto è diventato impossibile per loro raggiungere dall'altra parte la sponda del fiume Natisone e mettersi in salvo. Il vigile del fuoco non riesce, nonostante la vigoria fisica, ad avere la meglio della fortissima corrente, tanto da fermarsi per forza di cose nemmeno a metà strada per non rischiare la sua di vita tra la riva e la colonna umana formata dai ragazzi aggrappati strenuamente alla loro vita. Da terra la prima squadra di soccorso ha poi cercato di fornire delle corde, come poi successo dall'alto del ponte romano quando la situazione era già forse degenerata. Quando si è sgretolata la colonna che avevano fatto loro, il ragazzo è praticamente si è lasciato andare, ha visto le funi, tentava di beccare le funi, è passato a intanto. La seconda ragazza uguale, ma l'altra andava verso di là. Sì. E le fronde, si vedevano le fronde dall'acqua, ha detto forse quella arriva là, si becca e si trattiene là e va tutto bene. Invece si è girata e poi la corrente l'ha tirata anche lei. I ragazzi, stretti l'un l'altro, hanno provato a resistere fino all'arrivo delle ulteriori squadre di soccorso, ma farlo con un livello d'acqua così alto, con il fondale scivoloso e presumibilmente anche con i colpi ripetuti alle gambe da parte di sassi e altro materiale dal fondale del Natisone, si sono arresi sciogliendo la colonna umana, come si vede nel video inedito che proponiamo, il momento in cui la forza della natura e la violenza dell'acqua ha la meglio su di loro e una volta persa l'occasione per nulla semplice di aggrapparsi alle corde tese dal ponte, per i ragazzi poi non c'è stato nulla da fare, con Patrizia e Bianca restituite dal fiume e Christian che viene ancora ricercato giorno e notte. Allora, prima di tutto un abbraccio grande a tutte queste famiglie che non rivedranno più i loro figli. Un abbraccio grande ai vigili del fuoco, certo. Veramente a questo uomo che ha cercato di dare tutto se stesso, rischiando anche la propria vita pur di aiutare questi ragazzi. Ma l'acqua quando arriva, arriva, la corrente non la fermi. Cosa ha provato, ingegnere, in quel momento? Una grande tristezza, devo dire. Ci è capitato più di una volta di arrivare in situazioni in cui c'erano stati dei morti, no? Perché capita. Certo. I terremoti oppure anche l'alluvione, per esempio quella delle Marche, siamo intervenuti in una via che aveva avuto 5 morti. Perché il papà era andato a prendere il figlio e bla bla bla, quindi una tristezza enorme. Ecco, e dico qui che loro sono, cioè i vigili del fuoco che sono i preposti in questo tipo di emergenza, sono addestratissimi, quindi sicuramente hanno tentato il tutto e per tutto per poter portare in salvo i ragazzi che c'erano lì. Non sempre ci riusciamo, non sempre è una cosa, purtroppo è così. A volte il destino è fatale, la natura è più forte di noi e non si riesce a portare a termine l'operazione di soccorso nei tempi utili per magari salvaguardare la vita. Però questo qua capita, capita nei terremoti, capita in mille altre occasioni che purtroppo... Sentiamo anche Valentina Zambon,
Ecco, come cosa hai provato vedendo questi ragazzi essere impotenti, tu che invece cerchi anche tu di aiutare, di dare anche il tuo prestigioso contributo per cercare di aiutare anche le fragilità? Cosa hai provato, Valentina? Una grande tristezza anch'io, veramente i brividi a sentire questa tragedia avvenuta, soprattutto perché si tratta di ragazzi giovani, quindi vicini anche a me. E sono sicura che le persone che hanno cercato di aiutarli sicuramente sono persone formate, come è stato appunto detto, ma purtroppo alle volte c'è la natura appunto più forte, come è stato già detto. Sentiamo anche come commenta Federica Zanier. Federica, cosa hai provato questo video che ormai sta girando dappertutto, ma soprattutto l'impotenza dell'uomo di fronte quando la natura si scatena? Se non hai tutti gli strumenti a portata di mano, perché c'erano, ma erano lontani, purtroppo, per dire la verità, non si riesce ad aiutare. Prego, Federica. Diciamo che la forza dell'acqua è impossibile da domare, quasi. Lo possiamo anche notare nelle ultime piogge, eccetera, cioè si può fare veramente poco. Siamo proprio in balia di quello che succede. Al di là del fatto che siamo nel 2024, che ci sono tutte quante le tecnologie, eccetera, la forza della natura è implacabile. Ed è, quel video è straziante. Non ci sono parole, davvero. C'è un'indagine in corso e vedremo come andrà a finire, però io penso che anche chi di dovere dovrà capire che se ci sono situazioni conosciute di pericolosità, bisogna prevenire, non c'è niente da fare. Noi purtroppo ci dimentichiamo di questa parola che è la prevenzione, ingegnere. Io lo dico molto spesso, nel senso che tu non può bastare un cartello. Tu, se la zona è veramente pericolosa, devi dare il massimo supporto per cercare di fare prevenzione, che non succeda mai quello che può succedere in un minuto, perché un cartello non si legge, non stai attento. Io vedo anche al mare quanti cartelli ci sono, ma chi è che legge i cartelli? Ecco, se si sa che c'è questa pericolosità, qui qualcuno deve fare prevenzione, non c'è niente da fare. L'abbiamo visto anche in montagna con questi animali molto particolari. Ecco, bisogna capire che abbiamo un territorio fragile. Sì. Dobbiamo capire che abbiamo un territorio pericoloso e dobbiamo investire, ingegnere, non c'è niente da fare. Non possiamo fermarci sempre la burocrazia, perché abbiamo visto il ponte Morandi. Se si vuole, la burocrazia si supera per il bene di tutta la comunità. Sì. Perciò non possono sempre mettere davanti la burocrazia. Bisogna iniziare a parlare di prevenzione sul territorio fragile e pericoloso. Prego, ingegnere. Allora, io aggiungerei che oltre a prevenzione bisogna fare informazione, no? Sono i due, diciamo, palinsesti principali per poter evitare certi tipi di tragedie. Poi penso che ne siamo coscienti tutti che ci sta cadendo addosso negli ultimi 2-3 anni un disastro dietro l'altro. Cioè, io è quasi 20 anni che faccio questo tipo di attività e devo dire che no? Cioè, se guardo i trascorsi e le volte che usciamo con i mezzi negli ultimi 3 anni supera abbondantemente gli altri 17-16, cioè usciamo ogni 2 mesi, un mese, cioè ce n'è una sempre e sempre più complicate, sempre più che richiedono sempre più professionalità, perché alla vecchia, diciamo che noi alpini siamo partiti ufficialmente con la protezione civile nel terremoto del Friuli, no? Certo. Quindi con le prime organizzazioni, quelle cose lì, e lì c'era il detto pala piccone e avanti Mars, no? E la cariola, non è più così. Tu non puoi mandare pale a piccone in un'emergenza, adesso devi mandare gente formata con mezzi, strutture, attrezzature, essere autonomo per non pesare su chi vai a soccorrere e non essere tu a dover essere soccorso, perché sennò metti ancora più in difficoltà la popolazione. Esatto, se sei impreparato diventi un peso e non un per la macchina di soccorso. Abbiamo Claudio in linea. Claudio, ci sei ancora? Sì, buongiorno a tutti. Grazie Claudio, prego. Ma prima sentivo che si dava un consiglio ai giovani di non utilizzare il telefono per informarsi nella cosa pubblica. Allora, premetto che
la cosa pubblica, cioè fare politica, la politica è l'amministrare la cosa pubblica, sono gli interessi della cosa pubblica. Quindi nel momento in cui uno ha ben presente cosa è la politica, deve aver ben presente anche cosa sta facendo uno. Perché se uno sta facendo interessi privati in atto pubblico, in cosa pubblica, allora non sta facendo una cosa buona. Siamo d'accordo tutti. Addirittura c'è stato un doge che gli fu amputato la testa perché faceva interessi privati nella cosa pubblica. Quindi bisogna valutare caso per caso, perché molte volte ci si informa di più sui siti di giornalisti liberi che non diciamo per televisione. Io vado a informarmi sempre dei giornalisti liberi ed è lì che riesci ad avere un giudizio. Poi poco tempo dopo, quando questi hanno parlato, allora cominciano a parlare anche le televisioni stranamente, quando ci sono cose. E poi quando si vede, no, che si vogliono risolvere i problemi della sanità a tre giorni delle elezioni, io queste non ci credo proprio. Quindi la cosa pubblica va tutelata, è la politica, e bisogna informarsi dappertutto ed avere un giudizio con la propria testa e non dire no, non sta là, fa questo, fa quello. Quella è una cosa che aborro, il fatto di non utilizzare un mass media per informazioni. Se è una cosa falsa, poi si viene a sapere, bisogna valutare più volte. Cioè, le cose false di solito vengono dette non molto, sono pochi i siti diciamo così certificati che le dicono quando succede che viene fuori una cosa falsa. Invece informarsi sempre con tutti i mezzi possibili immaginari, giornali, televisioni, cellulari, allora e ti fai un'idea. No, non andate a guardare il cellulare, che nel cellulare non dice cose giuste. Buona giornata, signori. Grazie Claudio. Claudio si riferiva a quello che aveva detto il presidente Primicerio prima, che i giovani stanno proprio al telefonino, ma sono due cose completamente diverse, sia il telefonino ma nella maniera giusta, nel modo giusto e anche consapevoli di quello che stai guardando. Come commenti, Valentina? Condivido che il telefonino alle volte venga utilizzato in modo sbagliato, ma con la conoscenza e la consapevolezza si può trarne molte informazioni utili che magari i telegiornali ne parlano successivamente, quindi in seconda battuta. Bisogna sempre però stare attenti appunto alle informazioni che vengono trasmesse, quello sì. Allora andiamo a vedere anche questo video che riguarda proprio Villa Margherita con Federica Zaniere e questi meravigliosi animali, gli alpaca, che ha portato per aiutare le fragilità. C'era anche l'ANFAS quel giorno. Andiamo a vedere questo video e poi lo commentiamo appunto con Federica Zanier, perché non solo muli, ma abbiamo degli animali meravigliosi, eccezionali. Andiamo a vedere. Buongiorno, noi siamo comunità ANFAS di Mestre, comunità Nuova Cipressina. Siamo venuti a trovarvi, a passare in compagnia una bella giornata e siamo tutti felici. È una cosa importantissima perché li fa stare molto bene, li dà una soddisfazione. L'animale rassicura? Sì, li fa una qualità di vita migliore, allora passano le giornate più serenamente, sono molto contenti. E anche noi. È la prima volta che vedono comunque questi animali, che noi abbiamo comunque l'attività di ipoterapia con i cavalli, comunque sono già pratici loro, però gli animali di questo tipo vedono per la prima volta. E anche noi, veramente. Ragazzi, vi sono piaciuti gli animali? Tanto. Dai, Daniele, tanto, tantissimo. Daniela, dai, di due parole. Sembra una favola qua. Sono tutte le fatine. Ecco, la Daniela ha detto che è una favola, quindi è la nostra portavoce. Laura, tu? Cosa dici? Bene. Bene, ecco. Sei contenta? Sì, tanto. Tanto, tantissimo. Infatti. Allora, sentiamo, abbiamo Gianfranco Valeri in linea, se non mi cade la linea, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora. Buongiorno.
buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, intanto ringrazio personalmente l'ingegnere che rappresenta l'Associazione Nazionale, perché, ripeto, siete dei volontari e un grazie di cuore per tutto quello che fate. Però volevo fare una domanda, ingegnere. Quando la politica fa delle riunioni per mettere dei soldi per fare vari lavori, poi siete invitati? Posso rispondere? Finisci che poi ti risponde l'ingegnere Gianfranco. Ci sono sempre tante opere, ma poca manutenzione. Ecco, lei mi ha detto prima che in questi ultimi anni, ma anch'io vedo che praticamente basta di un fiume che si sradica di un albero, si mette attraverso di un ponte e succede il disastro. Perché io non vedo manutenzione. Qui si parla sempre di opere nuove, ma manutenzione zero. Ecco, volevo se siete invitati, perché voi che andate proprio, che intervenite, avrete anche la parola, secondo me dovreste essere invitati. Buongiorno e grazie, buon lavoro. Allora, grazie Gianfranco. Valeri, prego, ingegnere, poi commentiamo con Federica il video che abbiamo visto. Prego. Allora, i due argomenti disgiunti, no? E come funziona il finanziamento alle associazioni nazionali di volontariato? Diciamo che non ho l'interlocuzione direttamente con la politica, ma io l'ho direttamente col Dipartimento. I fondi a noi arrivano dal Dipartimento di Roma, si fa attraverso dei progetti e devo dire che a noi riconoscono un certo peso, ci considerano tra le cinque più grosse strutture nazionali, quindi indirizzano verso di noi un certo volume di investimenti. Per farvi l'ordine di grandezza, adesso il bando di quest'anno che porto a casa è circa 1 milione di euro per i mezzi. Quindi si tengono bene in considerazione. Diciamo che anche per come lavoriamo e per quello che facciamo, in certi tipi di attività che nell'idrogeologico, in quelle cose lì in cui ci siamo specializzati, adesso siamo secondo i vigili del fuoco e basta. Quindi, e questo ce lo riconosce il Dipartimento di Protezione Civile. Per la seconda parte, diciamo che noi da sempre, quando facciamo una qualche attività esercitativa, cerchiamo di lasciare l'impronta sul territorio. Che cosa vuol dire? Di dargli una mano alle istituzioni locali di fare quelle attività che purtroppo non riescono a affrontare per mancanza di fondi, vincoli burocratici, quindi le pulizie dei fiumi, delle rogge, andiamo dentro con le macchine, togliamo. Purtroppo noi siamo uno, bisognerebbe che questo tipo di attività qua fosse largamente approvata, diciamo, perché c'è stato un qualche momento in cui siamo arrivati che ti facevano la multa se andavi a togliere un tronco dal fiume, e quindi anche tutti i nostri gruppi si sono fermati per non entrare in questo circolo vizioso. Adesso è stata tolta sta roba, si può ricominciare, c'è un limite da portare via, ma mi sembra logico, perché non devi commerciare con queste cose. Però stiamo tornando verso quella direzione lì, quindi spingere il volontariato ad aver cura del proprio territorio, e questa è una cosa importantissima. Anche perché si sono accorti che il cane di 7 padroni muore di fame. Perciò finalmente si sono accorti, hanno cercato di capire. Adesso che hanno rimediato, hanno messo a posto questa cosa. Allora sentiamo Federica, ecco, questi animali. Intanto ti ringrazio sempre per quello che riesci a fare anche nel nostro territorio, far conoscere e riuscire a portare fuori queste fragilità. E capisci l'importanza di socializzare. Prego Federica. Sì, grazie. È un aspetto molto importante, bisogna aiutare i giovani perché sono loro il futuro. Molto spesso si cerca, ci si accorge, ci si scherza sopra, era meglio una volta, ma in realtà i ragazzi adesso sono in una condizione un po' particolare, per cui bisogna aiutarli ad avere un futuro migliore. Diciamo che le nostre attività sul territorio continuano ad esserci e speriamo, insomma, di non smettere mai, anche perché, come avete notato, questi sono animali che aiutano davvero tanto. Spiega anche cosa fai nella tua fattoria didattica, Federica. Vediamo anche le immagini che abbiamo e poi le commentiamo. Vai, spiega chi sei, Federica, e cosa fai. Sì. Allora, al di là del fatto che allevo questi animali ormai da 11 anni e non si è mai finito di imparare da loro, ma in generale dagli animali tutti, io vivo in un'azienda agricola praticamente da quando sono nata, e quindi insomma il ciclo della natura ormai sappiamo bene come rispettarlo. Quest'anno poi il tema più importante anche in fattoria è quello delle api, della necessità proprio di rispettare quello che è il loro mondo e soprattutto
di sostenerle in tutto e per tutto. Forse nessuno se ne rende conto, ma sono alla base della nostra vita. Qui in fattoria, oltre chiaramente ai miei alpaca e ai lama, abbiamo tante altre animali. Abbiamo delle vacche, sono una tipologia scozzese, quelle signorine con le corna lunghe e il pelo lungo. Abbiamo tante varietà di polli, abbiamo conigli, abbiamo veramente tantissimi animali. Cerchiamo di, come si può dire, di trasmettere quella che è la nostra passione per gli animali e soprattutto di trasmettere quelle che sono le informazioni effettivamente, o di cancellare quelli che sono i luoghi comuni legati soprattutto al poverissimo lama, che non ha mai fatto male a nessuno, ma in realtà è sempre mal visto, ecco. Infatti si parlava proprio prima di questi sputi che tutti dicono, per carità, invece tu hai insegnato anche quei giorni che sei venuta a Villa Margherita che non è così, non è assolutamente così, anzi sono di una dolcezza infinita. Prego Federica. Sì, certo, allora io cerco di spiegare a tutte le fasce d'età, perché noi non siamo limitati praticamente a niente, 0,99 in poche parole, che è un animale che ha questo modo di esprimersi quando si sente in difficoltà, quando si sente in pericolo. Di conseguenza noi, non essendo pericolosi per la loro sopravvivenza, per le loro attività eccetera, è chiaro che non siamo destinati a questo ringraziamento, ma è una cosa più, ecco, tra loro, essendo anche animali molto territoriali, molto gerarchici, è chiaro che hanno questo modo di esprimersi. Quel poveretto lama che viene sempre tanto catalogato come sputatore, in realtà a maggior ragione è ancora più un animale, come si suol dire, schivo. È un animale molto riservato, è un animale molto rispettoso in realtà degli spazi altrui. E sì, è vero, qualcuno viene e mi dice, ma quella volta a me è successo. Ricordiamo che, come dicevo prima, questi sono animali molto rispettosi del proprio territorio, per cui se dovesse capitare, provate a pensare che forse avete fatto qualcosa, ecco, che a loro effettivamente poteva creare grande molto Federica fastidio, grande Federica, vi a spiegare sempre. Abbiamo Nadia, sì, vai sì. Nadia, niente, è caduta Nadia, vediamo se riusciamo a riprendere la linea. Cosa vuoi dire Valentina a Federica? Tu conoscevi questi animali? Ne avevo già sentito parlare, questo sì. Sicuramente l'impegno che ci mette è fondamentale, quindi far conoscere alle persone in generale, come ha detto lei, da 0,99, questi animali, è un impegno non indifferente. Sicuramente insegna la cura che bisogna avere verso questi animali, la comprensione e l'atteggiamento che bisogna sempre avere nei confronti di essi, e quindi anche a coltivare un rapporto con queste specie, e ci fa conoscere sicuramente sempre un qualcosa di nuovo anche lei. E soprattutto quello che ha detto Federica, che è fondamentale, il rispetto. Ecco, il rispetto che dobbiamo, quando usciamo di casa, avere per chiunque, per qualsiasi creatura, per qualsiasi animale, per la persona che incontriamo per la strada. Invece forse molti di noi, quando escono, si fanno le proprie regole con il proprio rispetto. Vorrei capire dove inizia il suo rispetto e dove inizia e finisce e inizia il mio. Abbiamo Paola da Padova. Ciao Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e a tutti quelli che sono in ascolto. Allora grazie per queste lezioni di vita, perché credo che l'uomo abbia ancora tanto da imparare dalla natura e dagli animali. Abbiamo sviluppato tanto settore tecnica, però ci siamo, quello che è rispetto e umanità, siamo abbastanza fermi, quindi abbiamo bisogno di lezioni di vita e dove prenderle a buon mercato, fra virgolette, se non dalla natura degli animali, che noi stiamo continuamente calpestando e maltrattando. Quindi tanto di cappello, grazie a tutti quelli che si occupano e ci fanno conoscere questi meravigliosi aspetti della vita, e grazie per ricordare la parola rispetto, perché se ognuno di noi altri diamo rispetto per tutto quello che ci circonda, il paradiso è fatto, paradiso fra virgolette, ma sicuramente non un mondo come questo, che non ci sono più parole. Da come esci dalla porta di strada, che è una guerra, perché la guerra che viene è strada, come guidano le macchine, come vogliono passare per primi anche a piedi nei negozi, è proprio
c'è un'umanità in guerra, impariamo, osserviamo dagli animali che abbiamo questa grande occasione per diventare veramente umani. E se mi permetti, a proposito dell'ambiente, volevo ricordare che domani pomeriggio a Padova alle 5:30 davanti al comune non è organizzato da nessuno se non da quelli che dicono basta a questo massacro degli alberi, per cercare di fermare l'ennesimo massacro di alberi sani, centenari, non dico quelli sulla strada per questo stramaledetto tram, ma anche quelli sotto dove passa il tram che non c'entra niente, hanno già deciso di tagliarli. Ecco, chi vuole tentare di salvarli alle 5:30 domani davanti al comune di Padova. Grazie per l'opportunità e per lo spazio e per tutto quello che fai, Mirella. Grazie a te, cara Paola. Ecco, speriamo che in tanti vengano a vedere. Non siate pigri, fate vedere che ci siete, perché è la famosa goccia che se ognuno di noi mette, anzi andate anche a votare, mi raccomando, non dimenticatevelo. Ecco, andate a votare sabato, domenica, abbiamo anche il sabato adesso, posto del lunedì, che lo trovo anche meglio, dire la verità, il sabato. Chissà che porti buono, ma andate a votare. Allora, detto questo, io vorrei chiedere però a lei, ingegnere D'Abroi, questo rispetto, ecco, questo senso che dobbiamo avere tutti quanti. Voi fate parte della protezione civile, perciò è un aiuto che date alla comunità, cercare certo. di riuscire a proteggere questa comunità che è molto in difficoltà. Ecco, cos'è che sente lei? Voi girate tanto, girate l'Italia, non solo l'Italia, andate nelle zone di guerra, cercate proprio di aiutare le comunità che soffrono. Io sto pensando sempre, non me lo tolgo dalla testa, ingegnere, quelle persone fragili che non riescono neppure a scappare perché hanno delle invalidità e perciò non riescono neppure a mettersi in salvo. Nessuno pensa che ci sono anche queste persone. Ecco, questa difficoltà nel momento che arriva la fragilità, ecco, che ti colpisce, tu non sei in grado, ecco, non sei in grado di combatterla, ecco, devi subire. Ecco, e noi dobbiamo fare prevenzione in questo, anche dando dei segni e dei messaggi molto positivi. Prego, ingegnere. Allora, dividiamo gli ambiti, no? C'è l'ambito emergenziale, in cui le garantisco che le fragilità sono tutelate in prima linea, cioè cerchiamo sempre di dare la priorità e di aiutare le persone anziane, ovviamente, perché non solo vanno aiutate dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista morale, perché magari sono legatissime alla loro casa, la vedono invasa dall'acqua o crepata dal terremoto, li devi portare via, ma gli stai portando via l'affetto della vita, tutti i loro sacrifici, tutte le loro vicissitudini passate tra quelle mura, e quindi c'è anche un aspetto molto umano. E questo noi alpini lo curiamo in modo particolare, cioè l'empatia con le persone è una cosa che bisogna curare in modo estremo. Va bene la parte tecnica, ma prima di tutto ci sono le persone da tutelare. E quindi anche in addestramento, insomma, con i ragazzi che portiamo con noi, perché poi si spera possano prendere il nostro posto domani mattina, cerchiamo di trasmettergli questo rispetto per la persona, l'anziano, che è una persona che è avanti, ha più esperienza di te, e da lui sicuramente hai qualcosa da imparare e devi porti con rispetto verso di lui. Per noi lei va bene, deve essere una forma di rispetto, e anche l'approccio, cioè non tu vieni qua, dai, muoviti, cioè con calma, con modo, con queste cose qua, per aiutarli anche a sentirsi protetti, chiamiamolo questo. Regole e disciplina che non fa male a nessuno. Abbiamo Nadia, è tornata Nadia, vai Nadia. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, e io volevo fare un appello al comune di Silea. È da 15 giorni, ho già telefonato due volte per il taglio sopra il ponte della centrale, ambo i lati, entrata e uscita, sugli angoli proprio è nato delle piante, delle siepi, che non abbiamo la visibilità, perché intanto a piedi, in bicicletta e macchine. L'altro giorno mi sono trovata due biciclette proprio
sopra il ponte, cioè quando sono entrata e non le ho viste. Allora ho telefonato, ma va dentro per un orecchio, va fuori per l'altro. Non so, è un punto proprio cruciale, perché adesso anche come i turisti ne ho visto diversi e non li vedi. Le ho detto che non c'è visibilità. Passa i vigili, ma non so se si accorgono o cosa. Devono tagliare quelle piante, o se no farle tagliare, perché sono dentro della centrale, farle tagliare e tenere pulito. Certo. Se io ho la siepe che ostruisce la visibilità sulla strada, me la fanno tagliare e anche loro devono fare. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, anche questa è prevenzione, lo dirò a fine trasmissione a chi di dovere, hai fatto bene, perché vuol dire prevenzione. Ti ringrazio, perché Nadia è sempre molto attenta e prima che arrivi qualcosa di brutto è meglio segnalare. Certo. E lo farò di sicuro, Nadia, te lo prometto, perché è giusto quello che hai detto, ecco, bisogna avere la visibilità giusta. Senti Federica, cosa vuoi dire alla nostra Valentina Zambon? Che effetto ti fa vedere questa giovane ragazza che fa questo corso per diventare alpina, che ha detto che vorrebbe continuare questo campo che veramente è stato molto bello con altri ragazzi, e come vedi questi giovani della tua angolazione, Federica? Prego. Beh, innanzitutto complimenti a Valentina, perché ha sicuramente veramente, cioè deve essere una persona sicuramente particolare, perché diversamente i giovani d'oggi non lo so se sono in grado, insomma, di perseguire questo percorso. Allora, io mi auguro, come dicevo prima, che le cose cambino, perché devono pensare al loro futuro. Cioè, noi ormai qualcosa abbiamo già fatto e non è per noi il futuro, è per loro, per cui è importante che ci siano tante Valentine. Spero che riesca a trasmettere tutta questa passione che anche lei per quello che fa e a tantissimi altri giovani, perché ce n'è bisogno. Purtroppo anche qui a Treviso ultimamente si parla di baby gang, quindi è terribile, è un argomento indecente, mettiamola così. Hai ragione, hai ragione. E il problema è che sono pochi, sembrano che siano tantissimi, sono pochi che tengono in scacco matto molti, e questo non è inammissibile a mio avviso. Sì. E bisognerà già che qualcuno intervenga, perché non è possibile, meno nella mia città che è sicura, lo dico io, uscite perché è sicura, sempre naturalmente con la massima attenzione, però dobbiamo anche che non passi il messaggio che l'anziano ha paura di uscire alle 5 del pomeriggio, perché chissà cosa trova. Ecco, attenzione a non passare questo messaggio, perché non è vero, ve ne parla una che sapete cosa mi è capitato di tutto e di più, però a dire che Treviso non è sicura ce ne vuole molto, perché basta spostarsi un po' di chilometri e vediamo cosa vuol dire insicurezza in certe zone. Un'altra cosa che volevo chiedere al Andrea Dabroi, ingegnere, cosa pensate di fare per questi giovani che vi chiedono, che dicono vogliamo continuare questi campi, vogliamo essere più partecipi, vogliamo conoscere di più anche la protezione civile, non la conosciamo abbastanza, l'informazione che deve arrivare a 360 gradi, forse proprio accompagnandoli in questi percorsi. Io capisco che le scuole sono facili da raggiungere, ma se invece loro raggiungessero noi non sarebbe così male, ingegnere, cosa dici? Se riuscire a sorpassare questa burocrazia che delle volte ce la mettono proprio per non crearsi problemi, prego. Bon, diciamo che della burocrazia non ho, stendiamo un velo pietoso. Meno male. Invece per quanto riguarda le attività che facciamo, sì, e promuoviamo per i giovani, noi non so quanto noto sia, ma organizziamo da diversi anni dei campi scuola, quelli che chiamiamo campi scuola. Allora, ce ne sono di due tipologie. Uno che chiamiamo di prima fascia, che è per i bambini a grandi linee delle medie, chiamiamoli così, dalla quinta elementare e delle medie, e questo è fatto anche in collaborazione con lo Stato, col Dipartimento, che ci supporta in qualche modo, quindi ci dà qualche aiuto anche in termini economici e delle linee guida per uniformare la formazione.
Noi ovviamente come ANA ne facciamo, se il Dipartimento ce ne concede 9, perché dopo deve pensare a tutte le associazioni, ovviamente noi ne facciamo 190, non 9, quindi quasi tutte le nostre sezioni, che sono 80, i gruppi più grossi, cioè organizzano questi tipi di attività per i ragazzi più piccolini, no? In diverse forme. Poi quello più importante, secondo me, è quello che abbiamo cominciato 4 anni fa, 5 anni fa, che sono i campi scuola di seconda fascia dai 16 ai 25 anni. Questa è l'età in cui più critica. E in cui riusciamo a intercettare meglio anche le attitudini dei giovani, la volontà di fare qualcosa. E io non voglio dissentire con quello che ha detto la Federica, però secondo me loro aspettano una guida, non è che sono senza una guida, secondo me. Se tu li inquadri, li porti con te, gli fai vedere che possono fare qualcosa di buono, i giovani si incanalano. E questo lo dimostra anche un'attività che è sbagliatissima, perché qua io lo dico, mi contesteranno in tutti, gli Angeli del Fango. Quando abbiamo fatto gli ultimi interventi, specialmente l'ultimo in Emilia e anche in Toscana, ma ce n'era una valanga di giovani che venivano spontaneamente. Quindi vuol dire che loro la volontà di fare e di aiutare ce l'hanno, va solo intercettata, guidata, formata. Perché venire lì alla Vichinga con le scarpettine da ginnastica e la palettina interferisci con le strutture che poi devono fare il loro lavoro. E devo dire che anche lì sta migliorando, perché la prima volta sono venuti così, la seconda volta si erano già organizzati. Avevano dei punti di raccolta in cui si confrontavano con noi e dicevano: no, ma come facciamo? Cioè, quindi loro stessi, di loro spontanea volontà, mettevano e cercavano in qualche modo di organizzarsi per supportare la gente. Quindi questi vanno intercettati. Questo, diciamo, noi cerchiamo di fare del nostro meglio, però mettiamo in campo adesso, quest'anno sono diventati 13 campi scuola, sono sparpagliati in tutta Italia, per dire ne abbiamo uno anche in Sicilia, quindi dal nord al sud. Ovviamente per nostra estrazione sono più concentrati, certo, al nord. In queste due settimane qui loro hanno la possibilità di vedere e di toccare con mano quali sono le nostre attività dal punto di vista dei gruppi, perché noi facciamo anche attività sul territorio del volontariato come gruppo, quindi come alpino iscritto al gruppo, e come protezione civile, che diventa una cosa un po' più professionalizzante. Dirò di più, da quest'anno, siccome è il quinto anno che lo facciamo e abbiamo intercettato questa volontà dei giovani, c'è un ulteriore scalino. Chi vuole proprio entrare nelle nostre strutture, oppure, perché noi ovviamente siamo un'associazione d'arma, quindi abbiamo due lati di una medaglia, siamo alpini in congedo, ma ci sono anche gli alpini in armi, no? Con cui siamo a stretto contatto. Oppure vogliono capire come si potrebbe servire la patria in un servizio militare, abbiamo un campo avanzato che si chiama, quindi che abbiamo dovuto chiudere perché c'era troppa richiesta, fatto a tai di cadore di 80 ragazzi. Questi qui hanno già espresso la volontà di venire a lavorare con noi, li vogliono formarsi, fare, provare per entrare nelle nostre fila. Quindi è per dire. Scusa, ingegnere, basta ascoltare allora a sto punto. Basta, sì, basta ce n'è. Sentiamo cosa ne pensa Valentina. Cosa vorresti chiedere all'ingegnere D'Abroi? Perché tu prima sei stata molto chiara, noi vogliamo conoscere di più queste attività, cosa si fa, vogliamo essere intrigati e responsabilizzati. Cosa vuoi chiedere all'ingegnere D'Abroi, Valentina? Allora, intanto voglio ringraziarlo, perché effettivamente durante questo campo scuola abbiamo toccato con mano tutti i vari reparti della protezione civile. Ci hanno fatto proprio toccare con mano, non solamente vedere direttamente, ma proprio anche provare noi stessi a utilizzare gli attrezzi, ad esempio montare un campo, o semplicemente provare anche le tecniche che mettono in atto i soccorritori, ad esempio. Quindi sicuramente queste esperienze regalano emozioni e anche tanti insegnamenti che possono assolutamente essere utili nel momento del bisogno, quindi questo è un ringraziamento assolutamente. E qualcosa che vorresti chiedere? dai Valentina, diamo, dai, che ce l'hai qua, dai Valentina, dai. Come giovani, dai, cosa vorresti chiedere? Sicuramente di estendere questa esperienza per più tempo, questo sì. Cioè, più di 15 giorni. Esatto, quindi ne avevo già parlato. L'avevo già fatto notare assolutamente, si è espressa la difficoltà per fare questa cosa, però secondo me sarebbe ancora più utile per capire più a fondo quello che viene fatto all'interno del campo scuola, questo sì. Capito.
capito? Capito, sì, mi hai ingegnere, sì, perché loro che... finiscono le scuole anche e vanno a settembre. Cerchiamo di, sì, di capire come di estendere... aiutare. Allora, è una questione, non è solo una questione puramente economica, perché ovviamente, certo, per sostenere questi cambi scuola noi lo facciamo a fondi nostri, cioè fondi dell'Associazione Nazionale Alpini. Quindi poi, a onor del vero, c'è qualche regione che ci vuole bene e ci aiuta e dobbiamo stendergli un tappeto rosso, perché sono poche. Però i fondi vengono dall'ANA, quindi dai nostri bollini, dai nostri gruppi, dai nostri volontari. E quindi, oltre alla difficoltà economica che potrebbe essere, c'è anche una difficoltà logistica, perché gli dobbiamo fare bene questo tipo di attività. Non dobbiamo abbandonarli neanche un minuto, devono capire bene come funziona, non devono venire fuori e dire «Oh, mi sono annoiato, che ero rotta di scatole, star lì tutto il giorno a gingischiare in quello che potrebbe essere stato il vecchio spazio della caserma», no? Questo non deve passare assolutamente. No, non passa, quindi, ingegnere. Ecco, no, non passa, ingegnere. Quindi adesso noi siamo partiti con questo tipo di struttura, però alcune strutture le stiamo rendendo permanenti, cioè maggiormente sono delle caserme o dei siti che ci hanno donato, e quindi pian piano ogni anno facciamo un piccolo investimento che ci permetterà di renderle fruibili per un periodo più lungo. Perché là si può fare formazione. Là si può fare più formazione. Come ha detto prima Gianfranco Valeri, abbiamo le caserme vuote, ma perché, esatto, non le sfruttiamo? Ce le danno. Ce le danno, che danno la possibilità. Sì, ecco, questa trasmissione, ecco, aiuta anche a fare più sinergia, a capire veramente, certo, che forse se riusciamo a trovare il percorso giusto ce la faremo ad ascoltare questi giovani e dar loro un motivo in più, allora, per fare volontariato. A onore anche del vero, concludo, non voglio dilungarmi, il nostro presidente, lo sapete bene, che lotta da anni per dare una forma, non chiamiamolo più un'AIA, ma una possibilità di un 6 mesi a sti ragazzi che potessero fare un percorso o in protezione civile, esatto, che diventa a favore dello Stato, o chi lo vuole, perché serve anche quello, inutile negarlo, a favore dell'esercito. Io dico sempre, quindi, che il presidente Favaro, se non ci fosse, dovremmo inventarlo, veramente, sì. Io lo saluto sempre, sì, lui e il vice Introvigne sono due figure veramente fondamentali, certo, che sono a mio avviso degli illuminati, specialmente Favaro riesce a guardare oltre, a puntare sui giovani, su, certo, quello 6 mesi, pensate, lui aveva già capito che Valentina avrebbe avuto piacere con altri ragazzi di proseguire questo percorso. Speriamo che qualcuno ascolti, perché più di gridarlo di così non sapremo veramente, non posso dire che non ci sentono, anche perché questa trasmissione che veramente va nel mondo, perché io li collego con l'India, con l'Africa, con l'Australia, e noi andiamo dappertutto con questa trasmissione, devo dire la verità, che veramente gli ascolti sono molto alti e devo ringraziare questa grande opportunità che mi viene data, specialmente anche Valentina, quei ricercatori, ecco, io ho delle eccellenze, ad esempio, lo racconto anche a Federica Zaniero, ho avuto il grande professor Garattini, non solo una volta ma tante volte, questo ricercatore dell'Istituto Negri, che ha detto: ma voi lo sapete voi donne che i farmaci che prendete sono testati sugli uomini? Volete svegliarvi e fare qualcosa? Quando l'ho detto ai ricercatori anche in America, se mi ero collegata con Boston poco tempo fa, li metto un po' con le spalle al muro. L'ho detto: guardi che me l'ha detto il professor Garattini e non lo dice la Mirella. Perciò capite quanta strada anche noi donne dobbiamo fare per avere pari dignità, pari diritti e soprattutto partecipare anche a queste realtà che abbiamo. Gli alpini, una volta si diceva, ingegnere, guai noi donne mettersi il cappello dell'alpino, l'ho fatto una volta che non sapevo, è venuto giù il mondo anni fa, su un teatro che mi avevo, si sappia, me l'ho messo in mano e la prima cosa me l'ho messo in testa, aiuto, quando si è aperto il sipario, aiuto, apriti, vedete come cambiano le cose. Abbiamo Valentina invece questa mattina che era presente. Federica, come ci saluti e cosa vuoi dire? Prego. Beh, vi ringrazio tanto. Ad esempio tanto la burocrazia, Valentina, so che anche con te questa burocrazia che ti impedisce di fare certe cose che vuoi fare, come la vedi e cosa speri? Prego. Allora, ritorno al discorso che faceva prima, ed è vero, ha ragione, se i ragazzi vengono indirizzati rispondono a tono, ha completamente ragione. Cerco di farlo infatti quotidianamente, di dare una sorta di impronta e di aiutare questi giovani a prendere una strada corretta. La burocrazia ci sta uccidendo. Vediamo anche le immagini, la regia di mandare le immagini di questi meravigliosi animali di Villa Margherita. Prego, prego.
Vai, vai, Federica. Sì, no, stavo dicendo, appunto, la burocrazia purtroppo ci sta facendo passare la voglia di lavorare, ci sta facendo passare la voglia di fare. Bisogna saper tenere duro e proseguire per i propri obiettivi. Lavorare oggigiorno in Italia comunque non è facile, non parlo solo nel mio settore, parlo in tutti i settori, ma abbiamo tante persone che vogliono tenere duro e vogliono portare avanti quella che è la loro missione, sono convinta che deve essere così. Senti Federica, come si sta aprendo questo centro estivo? Cosa vuoi dire? Anche là molta burocrazia, molti paletti, cosa farai quest'anno? Beh, anche noi, come diceva prima il vostro ospite, chiaramente la sicurezza sta prima di tutto. Noi, come ogni anno, proponiamo un non programma, perché dopo 9 mesi di scuola è giusto che i ragazzi alleggeriscano la tensione e che siano liberi anche di annoiarsi, perché è importante anche questo, cosa che i ragazzini ora come ora fanno difficoltà. Quindi è importante che riescano a conoscersi proprio dentro, ed è quello che noi proponiamo da ormai 7 anni qui in fattoria. Abbiamo visto molti risultati, fortunatamente dall'anno scorso riusciamo di nuovo ad ospitare anche i ragazzi con disabilità, e anche qui abbiamo visto risultati, per cui ne siamo veramente entusiasti e proseguiamo nella nostra battaglia quotidiana per lavorare sempre bene e sempre chiaramente in sicurezza. Grazie, grazie a Federica. Zanier, tieniti pronta per settembre, Federica, che torneremo sicuramente a Villa Margherita con questi meravigliosi animali, faremo una cosa importante, inviteremo anche sia Valentina che l'ingegnere a toccare con mano questa realtà bellissima che abbiamo a 2 passi da casa, grazie a Federica, di questi animali meravigliosi che quando li vedi la prima volta veramente ti innamori veramente tanto. Grazie e complimenti sempre a Federica Zanier. Valentina, grazie, come ci saluti? Cosa vuoi dire? Allora, voglio invitare i ragazzi giovani sicuramente a partecipare a questi campo scuola, soprattutto anche alle ragazze, perché è fondamentale che in realtà tutti i giovani capiscano quello che viene trasmesso e la disponibilità che c'è appunto da queste associazioni di volontari, e quindi incitare appunto questi ragazzi a provare a fare questa esperienza, perché sicuramente riescono a trarne qualcosa, un insegnamento, delle emozioni forti che porteranno sempre dentro di sé. Ti metti il berretto, Fede? Dai Valentina, mettiti il berretto, che ti vedono anche, guardatela, eccola qua. E lei, ingegnere, si mette il cappello, allora, sì, beh, bisogna, ingegnere, certo. Sentiamo anche come ci saluta l'ingegnere col cappello, vicino, ecco, a Valentina col beretto, che fra, certo, poco avrà anche il cappello anche Valentina, vero, ingegnere? Dai, un passo alla volta. Un passo alla volta. Come, sì, ci saluta, ingegnere? Allora, io un saluto sempre verso i giovani, io direi, no? Io adesso, per età e per posizione raggiunta, sono passato dal comparto giovani, o boce, come si chiamano dentro, al comparto veci. Quindi in teoria noi, la mia generazione adesso dovrebbe essere una guida per questi giovani qua, e mi auguro che lo spirito che abbiamo, insomma, e che riusciamo a portare avanti finché resisteremo, sia di guida per loro. Li insegni che prima dell'io ci può essere il noi, e che puoi essere, dare un pezzettino del tuo tempo agli altri, che tutti i pezzettini messi assieme fanno un grande aiuto. Grazie, grazie all'ingegnere Andrea D'Abroi, coordinatore nazionale di protezione civile ANA, Associazione Nazionale Alpini, di essere venuto e di aver capito l'importanza di aumentare questi campi scuola. Troveremo le risorse, cercheremo. Ingegnere, cercheremo con tutti gli imprenditori stradichi che abbiamo, un yacht in meno, un palazzo in meno magari, e un aiuto in più ai giovani, ai diversamente giovani, questo lo dico io perché ne vale veramente la pena, sono dei tesori che tutti quanti dobbiamo salvaguardare. Grazie a Valentina Zambonti, ho fatto rimanere più del tempo, ma è così bello vedervi, ascoltarvi. Grazie. Con queste idee chiare che avete, con questi messaggi positivi, con questo sorriso che riuscite a dare, perciò grazie di cuore. Grazie, Valentina, mia. Ringrazio anche il tuo papà Matteo Zambon, che è stato con noi vicepresidente sezione ANA di Vittorio Veneto, e saluto anche Federica Zanier, titolare fattoria didattica alle Noghere di Villorba. Grazie, grazie, pubblicità. Grazie. E
presento subito un ospite graditissimo che è il dottor Francesco Chiavazzi Lago, vicepresidente associazione Amici di Giorgio Lago, di essere con noi per questi premi importantissimi, per questo ricordo del padre Giorgio Lago, che forse aveva visto più lungo di altri, era un illuminato. Ecco, aveva dato dei segnali importanti che il figlio sta proseguendo. Allora, dottor Chiavazzi Lago, cos'è che la preoccupa di più in questo momento dove, secondo me, dobbiamo unire le forze per far capire che abbiamo degli esempi positivi, specialmente dai giovani? Ne ho avuto una prima, Valentina, che ha deciso di fare questo percorso con l'ANA, ma di tantissimi ragazzi che ospiti, che forse se li ascoltiamo di più possiamo riuscire a capire che forse il mondo andrà avanti in maniera diversa. Forse dobbiamo intrigarli di più, responsabilizzarli di più. Prego, dottor Lago. Sì, ne parlavamo prima. È un mondo molto complesso, però devo dire che anche dalla nostra postazione privilegiata, perché avendo decine e decine di elaborati e ragazze che partecipano al premio Giorgio Lago Juniores, beh, io posso dire che veramente ci sono dei ragazzi che ci stupiscono per la profondità e la conoscenza degli argomenti, la voglia di fare. Bisogna che anche la comunicazione, in questo io non sono un giornalista, ma insomma sono sempre a contatto con i giornalisti, bisogna anche che i media la smettano di dare solo notizie negative e di mettere più in risalto i lati positivi che ci sono, ce ne sono moltissimi. Dottor Lago, un'altra cosa importante, i giovani, cultura e ambiente. Ecco, sono temi che loro sono molto vicini, sono loro che scendono nelle piazze, magari anche con gesti estremi a volte, molto criticati, però per far capire che loro la stanno vedendo giusta, qualcuno deve fermare questo uomo che invade questo territorio col cemento, che fa delle opere che nessuno vuole, certo. E mentre abbiamo bisogno di servizi alla persona, questa popolazione che sta diventando diversamente giovane, che ha bisogno di altro. Sì. Ecco, cosa vede? Ecco, con questi giovani che forse se li ascoltiamo, come ho detto prima, riusciamo anche a partire con una marcia diversa. Ma allora, sicuramente i giovani hanno una sensibilità molto più spiccata per quanto riguarda la tutela ambientale, e questo è un dato molto positivo, perché se non c'è la sensibilità, e credo che nelle generazioni precedenti non ci fosse molto, in realtà secondo me c'è stato un buco negli anni 60, 70, 80, perché le generazioni prima, forse essendo la maggior parte poi della popolazione contadina, sicuramente avevano un rapporto con la natura molto stretto. Poi questo si è perso, adesso si sta tornando. Bisogna capire se poi a questa sensibilità e alle manifestazioni in piazza corrispondono poi dei comportamenti etici, perché non serve a niente andare in piazza se dopo vai a mangiare in un fast food o ti compri una maglietta, un capo d'abbigliamento senza preoccuparti di cosa è fatto, da chi è fatto, questo fenomeno del fast fashion che sta facendo dei disastri nei paesi del terzo mondo. Per cui manifestare va benissimo, la sensibilità va benissimo, poi bisogna avere anche dei comportamenti che seguano le linee etiche, e questa è lo scatto più difficile. Lei però con questi premi sta portando avanti anche delle situazioni giovanili molto importanti. Voi ascoltate questi ragazzi che hanno una sensibilità diversa, che mettono nero su bianco quello che vedono e quello che sentono. Prego, dottor Lago. Sì, noi come associazione Amici di Giorgio Lago abbiamo deciso di concentrarci sui giovani nel 2020, e siamo partiti con questo premio Giorgio Lago, che è stato un po' bloccato dal Covid. In realtà dall'edizione scorsa siamo riusciti a tornare nelle scuole a parlare con i giovani. Abbiamo incontrato 12 classi, anzi 12 istituti in cui c'erano anche più classi, parlando di un tema importantissimo, che era il tema delle mafie nord-est. Quindi
con esperti di mafia, anche esponenti dell'associazione Libera, consulenti, siamo andati nelle scuole a parlare per far capire ai ragazzi quanto le mafie siano ormai non più infiltrate ma radicate anche a nord-est purtroppo, e di questo se ne parla molto poco. E poi c'è stata la premiazione e i ragazzi, devo dire, hanno partecipato 70 studenti quest'anno nello spedirci gli elaborati, e devo dire che sono di altissimo livello. Poi ci sono dei dati un po' inquietanti che vengono fuori da questo, perché la vincitrice, ad esempio, ha costruito il suo intervento in un piccolo sondaggio all'interno della scuola, e ne è venuto fuori che la maggior parte dei ragazzi di un liceo non sapevano bene chi erano Falcone e Borsellino. Per cui, insomma, bisogna stare molto attenti. C'è una overdose di informazione, ma poi c'è molto fumo e resta poco di informazioni. Questi ragazzi vanno più guidati, noi nel nostro piccolo, insomma, cerchiamo di farlo. Allora, saluto anche il dottor Antonio Romeo, collegato con noi, fondatore di un centro per uomini maltrattanti. Dottor Romeo, in Veneto in 5 anni 50 vittime di femminicidio, ogni giorno ne sentiamo una, cosa sta succedendo e come far per far capire, ecco, che dobbiamo anche cambiare passo tutti quanti, parliamo di persone, dobbiamo cercare di aiutarci uno con l'altro e far capire che se una persona è in pericolo dobbiamo fare prevenzione, ma una prevenzione che la mette in sicurezza. Cosa ci dice, dottor Romeo? Buongiorno. Ma intanto che questa violenza c'è da millenni, primo. Quindi prima ancora di internet e prima ancora che le donne lavorassero. Secondo, non esistono mostri. Come non esistono mostri per i bambini, ok, che pensano che il mostro sia sotto il letto, nell'armadio, così non ci sono uomini autori di violenza che siano dei mostri. Arrivano da noi a questo centro che ho cofondato, Cambiamento Maschile, 10 anni fa esattamente, arrivano gli uomini dopo aver fatto purtroppo la violenza. Noi li aiutiamo, quelli che ormai sono lì, li aiutiamo a non farla più. Però il problema è che questo fatto appare talmente normale che non riusciamo a capire che io posso essere un uomo autore di violenza. Io che studio da anni queste cose e che faccio questo lavoro, ok? Bene, io, nonostante adesso sia qui, potrei, è già successo che addetti ai lavori si è scoperto poi che erano uomini autori di violenza. Il problema di fondo, come le ho sempre detto, Mirella, è che questo è un problema maschile. Se non riusciamo a capire questo, non ne veniamo fuori. Noi siamo ancorati ancora a un bagaglio culturale millenario per cui l'uomo è di serie A e la donna è di serie B, per cui io posso fare quello che voglio, che il corpo della donna per noi identifica la persona. Guardi, questa mattina Roma, in un liceo classico, uno dei più famosi d'Italia, è successo che sulla porta di una quinta del liceo classico c'era un foglio con scritto da 5 ragazzi che diceva hanno scritto l'elenco di tutte le ragazze che avevano conquistato dalla prima superiore alla quinta. Cosa le ricorda questo? Le ricorda un po' l'uomo cacciatore e la donna preda? Cioè, per questi ragazzi di liceo classico, quindi futuri professionisti, futura classe dirigente, ancora hanno voluto evidenziare sulla porta della loro classe che loro sono dei bravi cacciatori di femmine. Il cacciatore e la preda. Questa è una cosa millenaria che nel 2024 ancora ci appartiene. Come risolvere questo problema? Vi l'ho detto altre volte. Io conosco un solo problema, una sola soluzione. Non nascondo che molti addetti ai lavori hanno idee diverse su questo problema. Ognuno le proprie. Io parto esclusivamente da un dato di fatto. Noi a Montepelluna, a Cambiamento Maschile, abbiamo visto in 10 anni centinaia di uomini. Quindi le mie opinioni, tutte le opinioni sono legittime. Io mi baso esclusivamente su quello che ho visto in 10 anni su centinaia di uomini, visto e sentito. Ho visto avvocati, medici, imprenditori, ingegneri, uomini d'affari, atleti professionisti, cuochi stellati, operai, capi, capetti, funzionari, dirigenti, di tutto, ok? Di tutto, quindi non c'entra la ricchezza, non c'entra la cultura, non c'entra nulla. E il fatto è che siamo maschi, qualcuno dice che siamo nati violenti. Noi a Cambiamento Maschile pensiamo che non è così e
quando anche fosse si può cambiare, perché se accettiamo quello che facevamo mille anni fa, potremmo tornare a essere cannibali, potremmo tornare a essere trafficanti di schiavi. Quindi non esiste che accettiamo ancora oggi ciò che accadeva mille anni fa. Il problema è educare noi maschi a cambiare testa. Tutto qua. Sentiamo come commenta il dottor Francesco Chiavacci Lago questo cambiamento maschile che fa ancora fatica a dare dignità alla persona donna, questa donna che vede ancora lo stipendio diverso dall'uomo facendo lo stesso lavoro, questa donna che si rimbocca in continuazione le maniche, ma ancora lei che deve andare via da casa con i figli e lasciare la casa all'uomo. Pensate che traumi deve subire dopo aver subito violenza, altra violenza, nel silenzio totale di chi dovrebbe intervenire. Ecco, come la vede questo cambiamento maschile che tutti quanti cerchiamo e speriamo che avvenga? Ma io non conosco esattamente i dati. Io vedo che il cambiamento c'è, perché il cambiamento è innegabile, nel senso che se pensiamo ad esempio a Castelfranco, noi abbiamo la grande Tina Anselmi, che è stata la prima ministro donna della storia della Repubblica. In questo momento abbiamo per la prima volta un presidente del Consiglio donna. I leader europei, a partire da Angela Merkel per 20 anni, la von der Leyen, cioè ci sono casi, magari insomma i leader femmina, donna ci sono, sono stimatissimi, però dopo nel quotidiano, nella piccola comunità, ecco, lì magari non si riesce ancora, nelle scuole, anche noi per quanto possiamo cerchiamo di fare anche quello, non si riesce ancora a compiere questo passo decisivo. È un processo lungo, secondo me il processo c'è, non conosco i dati, non so se sia un peggioramento. Certo che insomma è un fenomeno complesso. Sento, e io concordo, che è ovvio che soprattutto i giovani, magari i trentenni, gli attuali quarantenni, che per tutta la loro vita sono cresciuti senza mai sentirsi dire un no, quando poi arrivano all'età adulta e cominciano ad avere dei rapporti con le donne, mogli, fidanzate, eccetera, io credo che questa mancanza dei no è una mancanza di principi e valori come c'erano una volta, questo poi si fa sentire nella reazione violenta. Allora, dottor Romeo, noi abbiamo letto pochi giorni fa su un quotidiano la manager licenziata dopo lo stupro. Il motivo: ora sei meno efficiente. Ma ci rendiamo conto che forse non riusciamo a capire proprio il dramma che vivono queste donne, che poi si sentono addirittura rifiutate nel lavoro? Ecco, che è una cosa pazzesca. Qui stiamo parlando di multinazionale dove le risorse umane dovrebbero essere di rigore. Ma cosa sta succedendo allora? Perché se alla fine il messaggio, dopo tutto quello che abbiamo detto, cercato di spiegare, queste associazioni di donne che si sono rimboccate le maniche per cercare anche di far intervenire anche gli uomini, questa figura maschile, perché io parlerei di persone. Però il problema è che questi maschi non si avvicinano, anzi, se questo è il risultato di quello che leggiamo anche nel lavoro di una multinazionale, allora di cosa parliamo? Prego, dottor Romeo. Sì, avrei voluto vedere in quell'azienda se invece di una donna stuprata fosse stato violentato un uomo. Io non credo che le avrebbero detto la stessa cosa, gli avrebbero dato solidarietà e le avrebbero lasciato tranquillamente al suo lavoro. Quindi fondamentalmente, al di là di altre considerazioni tecniche, fondamentalmente il problema è quello che noi maschi pensiamo di noi. In qualche modo continuiamo a portarci avanti per millenni quello che diceva Aristotele, che l'uomo è spirito e la donna è materia. Quello che diceva Sant'Agostino, il corpo delle donne deve essere nascosto agli uomini perché li fa impazzire. Come diceva il dottore lì in studio, ci sono stati dei progressi di tipo sociale, nonostante ancora in Italia oggi molte donne prendono meno soldi e se vanno in maternità, eccetera, tutte le cose che sappiamo, c'è un cambiamento sociale, ma non è sufficiente.
Il punto fondamentale, vorrei dire quasi unico, se posso permettermi, perché le darò una notizia, in Svezia, in Norvegia, in Islanda, in Danimarca, in Olanda, in questi paesi del Nord Europa c'è molta parità sociale a livello, a tutti i livelli, economico, politico, sociale, c'è una grande parità, ciononostante anche lì gli uomini offendono, maltrattano, picchiano, stuprano, uccidono le donne. Quindi, per dirla semplice, non basta nemmeno il, come dire, le chance che si danno il giorno in cui, come avviene nel nord Europa, noi siamo indietro di 30 anni rispetto all'ora, comunque anche qui come là, il giorno in cui avremo una grande parità sociale, economica, politica e quant'altro, comunque purtroppo se non facciamo le cose di cui stiamo parlando, e sono quelle che io vedo da 10 anni perché ho visto centinaia di maschi, ok, non ne veniamo fuori. Lo si chiama, quello dei paesi del nord Europa, il paradosso nordico, proprio perché lì la parità sociale che noi qui continuiamo a ricercare, là c'è già, da moltissimi anni, ciononostante anche lì i maschi fanno le stesse cose che facciamo in Italia. Facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Dottor Lago, ma quello che emerge anche dalle parole del dottor Romeo è che non c'è un abbassamento culturale, nel senso una persona disagiata culturalmente, non ci siamo. Noi abbiamo a che fare con fior fiore di professionisti. Ah, ecco, sì. Questa famiglia del Mulino Bianco che tu vedi all'esterno, poi sì, all'interno della casa succede il finimondo. Cos'è la cultura, ma soprattutto questa cultura maschile nel rispetto della donna, della figura femminile? Ah, allora, io credo siano due discorsi collegati ma paralleli e separati, cioè giustamente come diceva il dottore, i paesi del nord Europa sono molto più avanzati e noi dobbiamo puntare a quello. Ricordo ad esempio uno degli ultimi interventi, tra l'altro di mio padre, a teatro, al Teatro Accademico, che ha fatto un bellissimo intervento in cui diceva che se la nostra società anche a nord-est vuole progredire da tutti i punti di vista, bisogna investire soprattutto, lui diceva, sugli asili nido, perché se non si investe sugli asili nido e non si dà la possibilità alle donne di trovare quasi una quasi parità a livello lavorativo quando diventano mamme, lì non si progredisce mai, perché se una mamma non riesce a trovare posto all'asilo nido o hanno dei costi spropositati, poi succede quello che sta succedendo. O fanno nessun figlio o ne fanno uno, oppure se ne fanno due la cosa ricade in modo spropositato a livello lavorativo. Per cui bisogna lavorare sui due piani, bisogna lavorare per raggiungere i paesi del nord Europa in quel verso e poi bisogna lavorare sulla sensibilizzazione soprattutto dei giovani sul settore invece della violenza e del rispetto nei confronti delle donne. Ed è quello che sta facendo anche lei, ecco, con questi premi letterari molto importanti, con questo percorso educativo, sì, perché veramente è una cosa importante. Il prossimo anno ci sarà il ventennale, pensate, 20 anni che è morto il grande Giorgio Lago, questo illuminato che già in tempi non sospetti diceva bisogna investire negli asili nido. Lui aveva capito l'importanza, sì, che questa donna sia libera nel lavoro ma nello stesso tempo, sì, che abbia questa maternità protetta, diciamo così, sì, dottor, certo, Lago, prego. Sì, noi stiamo portando avanti il premio Giorgio Lago Juniores con i ragazzi e abbiamo sempre dei temi importanti perché abbiamo parlato di ambiente, abbiamo parlato di nucleare, abbiamo parlato di informazione e guerra, quest'anno abbiamo parlato di mafia e l'anno prossimo, che sono appunto i 20 anni, stiamo preparando, sono anche i 20 anni del premio, tra l'altro. Pensate. Perché è nato pochi mesi dopo. Non so se troviamo qualche immagine di quella regia del premio Giorgio Lago, prego dottore. Sì, e l'anno prossimo, che è un po' collegato anche a quello che stiamo dicendo adesso, abbiamo deciso di partire da una frase di mio padre in cui sull'essere e l'apparire, e lui dice che ora siamo, e ne parlava prima dei social e prima di internet, perché è una frase del 90, esatto, in cui lui sostanzialmente dice l'apparire ormai sta declinando in una forma oscena di esibizionismo nella nostra società nel 1990. Siamo partiti da questa considerazione per dare
un tema, i ragazzi, che svilupperemo anche con loro con l'aiuto di sociologi e di esperti, proprio sulle deviazioni della società dell'immagine. Quello che diceva prima il dottore dei ragazzi che scrivono sulla porta o quello che fanno nei social, su TikTok, eccetera, è molto collegato alla società dell'immagine e è collegato anche a quello che fanno poi i media. Ad esempio, io non sono d'accordo con il pubblicare i video delle risse tra ragazzi, come quando è stato deciso di non pubblicare i video delle risse tra tifosi. Cioè, fa comunque parte di una cultura esibizionista che poi ricade, tutta questa cultura dell'esibizione adesso tramite i social, anche e molto anche sulle donne. Allora andiamo a vedere, a sentire, e questo lo dico in particolare al dottor Antonio Romeo, quello che ha dichiarato un ospite che ho avuto 2 o 3 giorni fa, psichiatra, criminologo, in merito alla questione uomo-donna e ai numeri dei femminicidi. Andiamo a sentire il dottor Franceschini. Guardi, io voglio spezzare una lancia a favore dei giudici, ecco che anche loro purtroppo sbagliano, però vede, io dico spesso, per fortuna io faccio il consulente, il perito e non il giudice. Io credo che il giudice abbia un compito veramente difficile, ed in particolare in questi casi, nei casi in cui ci sono delle minacce e delle violenze, perché c'è una duplice tensione: il diritto giustamente della donna di non essere percossa, ma anche il diritto di un uomo di non essere accusato ingiustamente. Non dimentichiamoci che sicuramente gli uomini alzano più facilmente le mani, ecco, ma le donne adoperano la lingua molto meglio e intelligentemente degli uomini, ecco, perché spesso sono più... Pronto? Sì, la sentiamo. Purtroppo, quindi, vede, è stato fatto per esempio la legge, il codice rosso. Il codice rosso era una buonissima idea, quindi c'è una situazione d'allarme, interveniamo con urgenza. Benissimo, però purtroppo quello che è capitato, e le assicuro che questo io lo vedo, non dico quotidianamente, ma spesso, che del codice rosso le donne hanno abusato, gli avvocati che per esempio nell'affido familiare abusano quotidianamente del codice rosso. E quindi la situazione tra la coppia e nella coppia è difficilissima, quindi fare qualcosa è veramente, non è così facile, non è così facile. Ecco, fermo restando ovviamente che la cosa, il femminicidio è una cosa terribile, mi rifiuto di pensare che sia solo diciamo il frutto di una cultura patriarcale, in certe zone sicuramente il frutto di una cultura patriarcale, diciamo qua dalle nostre parti francamente io vedo più cultura matriarcale che patriarcale, non so dalle parti del Padovano, ma non mi risulta, insomma, a quel che sento io, ecco. Purtroppo c'è un aumento dell'aggressività in tutta la popolazione che ci sta portando, temo, ad eventi tragici come quello di cui parlavo prima, e aggressività che si manifesta fisicamente, maggiormente fisicamente negli uomini, e psicologicamente più frequentemente nelle donne, che comunque anche loro sono bravine a esercitare la violenza con la lingua. Quindi purtroppo, guardi, sono situazioni difficilissime. Io credo che dovrebbero essere prese in esame tutte e però valutate molto molto attentamente. Sì, avremo anche la lingua facile, dottor Franceschini, però non abbiamo il coltello facile, mi scusi, dottor esatto, Franceschini. C'è una bella differenza tra la lingua facile e il coltello facile. E non è una coltellata, dottor Franceschini, sono 30-40, dottor Franceschini. Allora, vorrei sentire, ecco, il commento del dottor Antonio Romeo, mi è proprio uscita spontanea, avremo anche la lingua facile ma non il coltello facile e neanche le 30, 40, 70 coltellate facili. Prego, dottor Romeo, questo collega come commenta le parole? Io non sono uno psichiatra, quindi non è mio collega. Diciamo che fondamentalmente dissento totalmente da quello che ha detto, fermo restando al rispetto delle opinioni di tutti. Io parlo esclusivamente della mia esperienza, centinaia di uomini in 10 anni. Noi vediamo uomini di tutti i tipi arrivare dicendo
è colpa di mia moglie che mi provocava, e dopo un anno di percorso vanno via dicendo è solo colpa mia, potevo anche non usare la violenza, spero di non farla più. E abbiamo tutti noi delle grandi risorse personali. Nel momento in cui qualcuno ci aiuta, se non siamo capaci da soli a trarre fuori, riusciamo a risolvere il problema. Quindi Codice Rosso è forse la migliore risorsa a livello giuridico che è stata fatta in questo paese. Che le donne possono abusare del Codice Rosso è un discorso che vale per tutte le cose nella vita, chiunque può abusare di qualcosa, ma il problema è se riusciamo a capire che non perché c'è internet, ma da millenni facciamo violenza sulle donne, e nel 2024 non vogliamo chiamarlo patriarcato, lo chiamiamo in un altro modo. Io che ho 73 anni, ho 73 anni più millenni di cultura maschilista che mi porto dietro, perché come le ho detto un'altra volta, Mirella, quando in una scuola elementare due bambini di 6 anni litigano e lui dice a lei taci tu che sei una femmina, non le ha detto taci tu che sei brutta, taci tu che sei ignorante, taci tu che sei una femmina. E questa è la roba. Noi maschi continuiamo a non capire che noi non siamo di serie A e le femmine di serie B, che siamo non uguali ma simili, ma comunque che abbiamo tutti gli stessi diritti, gli stessi doveri. E se mia moglie mi tradisce, la trovo a letto con un altro, io posso dirle quella è la porta, posso andarmene io, possiamo andare in terapia di coppia, possiamo parlarne con i figli, possiamo prenderci un periodo di riflessione, possiamo divorziare. L'unica cosa che non posso fare è usare la violenza. Nulla autorizza la violenza. Le donne parlano e mia moglie parla e mi confonde. A un certo punto io non resisto più e offendo in modo volgare o la maltratto o la picchio. Il problema è mio. Perché se non riesco a tenere botta mentre lei parla, il problema è mio. Ok? Il problema è solo mio. Perché nel momento in cui io faccio violenza, la responsabilità è solo mia. Mia moglie può essere responsabile al 100% dei dissapori familiari, al 100%, ma nel momento in cui io faccio violenza, la responsabilità è solo mia. E se non riesco a evitarla, mi devo fare aiutare. Allora facciamo una cosa molto bella, dottor Romeo. Andiamo a vedere invece questa sensibilità che ha il nostro ospite, il dottor Francesco Chiavazzi Lago. Andiamo a vedere questi fiori di Shiba. E forse capiremo che ci sono anche uomini che hanno un'altra sensibilità. Andiamo a vedere e poi commentiamo. Thank you.
come fiori di melo, gocce di mercurio dal cielo. Sono immune, oramai è come un fiume, l'amore invano, così leggero. Allora, doveroso ricordare Giorgio Lago con questo bellissimo video, con queste immagini che ci ha mandato il figlio, però voleva ricordare anche un importante concerto, prego. Sì, sono due, io appunto faccio parte, sono vicepresidente dell'associazione Amici di Giorgio Lago e sono del direttivo dell'associazione Don Paolo Chiavacci, esatto. Mio zio. Abbiamo scritto 2 anni fa il libro dove ci sono tutti i pezzi di mio papà che parla di mio zio Don Paolo. Volevo ricordare che proprio lì sui prati che abbiamo visto del centro Don Paolo Chiavacci che è sul Grappa, il domenica 7 luglio alle 17.30 faremo il tradizionale concerto, ogni anno organizziamo un concerto lì con un'orchestra e quest'anno ci sarà la Filarmonica di Crespano del Grappa con 40 elementi che ha compiuto quest'anno 200 anni la Filarmonica di Crespano di attività. E poi invece per quanto riguarda le immagini di mio padre, quelle fanno parte di un video molto più lungo e complesso e sono tutte le immagini dai tempi dello sport perché ci stiamo già preparando per le celebrazioni dei 20 anni assieme anche all'Università di Padova con varie attività per cui stiamo raccogliendo anche molto materiale anche per fare un film magari un giorno. Grazie al dottor Francesco Chiavacci Lago, vicepresidente Associazione Amici di Giorgio Lago. Grazie al dottor Antonio Romeo che ha aperto questo centro per uomini maltrattanti e essere stati con noi. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Grazie. Vermicelli ai cipollotti. Il cipollotto, come la cipolla, è un ortaggio di cui si consuma il bulbo. Cioè una grossa gemma che si forma sottoterra. La formano tante foglie dette tuniche, disposte in modo concentrico, le più esterne di consistenza cartacea, le più interne carnose. Ingredienti per 4 persone. 320 grammi di vermicelli. 2 mazzi di cipollotti. 1 cucchiaio di olio di oliva. 4 fette di pancetta affumicata a dadini, 2 cucchiai di farina, 1/4 di litro di brodo di pollo, 1 bicchiere di vino bianco, 250 grammi di piselli, pepe nero quanto basta, qualche rametto di origano fresco. Sale.
tagliate i cipollotti a fettine. Padella, fate dorare la pancetta e i cipollotti puliti. Mescolate continuamente. Cospargete con la farina. Mescolate bene. E continuate la cottura per ancora un minuto. Irrorate con il brodo e il vino. Aumentate la fiamma e portate ad ebollizione. Aggiungete i piselli e continuate la cottura per 5 minuti, finché i cipollotti saranno teneri. Cuocete i vermicelli al dente. Condite con il sugo. Mescolate delicatamente. Decorate alla fine con i rametti di origano fresco. E buon appetito!